Anche i razionalisti buoni, senza saperlo, hanno una grande fede per tutto quello che li circonda. Credono, ad esempio, che la cuoca non abbia sputato al ristorante nel piatto dove stanno per mangiare. Credono ciecamente in quello che leggono sui giornali o ascoltano in TV. Credono ciecamente alle ricerche scientifiche, ovviamente solo narrate. Credono ciecamente che il cielo sia sempre azzurro, e se azzurro non è, è sempre stato così. Credono ciecamente alla legge di stabilità, ai motivi delle guerre, all'inflazione e alla crisi economica. Credono ciecamente alle elezioni, ai nuovi partiti politici, ai nuovi santoni dei nostri tempi. Pensano però di essere scaltri, di sapere l'ultima, di poter ragionare dietro l'apparenza. Sanno bene chi sono i nemici e chi sono i buoni. Sanno come leggere i fatti. E ovviamente sono già pronti per interpretarli e diffonderli al loro pubblico. Il loro è un continuo e incessante credere. Credono senza volerlo e senza saperlo. La loro fede supera a volte quella del mistico, ma se provi a dirgli che quel cielo non è poi così blu, che un certo occulto manovra le giostre del potere, che forse la realtà è ben diversa da come sembra, beh, ti guardano con un ghigno e con tutta la loro smisurata fede non ti credono. VRN presenta Border Nights, la notte ai confini. Ai confini. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Che a volte sfugge. Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Bliss con Absence of Fear, ben ritrovati Border Knights. Il 10 di novembre sarà un'altra notte ricca di incontri, alcuni li faremo sicuramente. È una puntata che abbiamo realizzato, come dire, a tappe, e che quindi abbiamo un menù che è potenzialmente molto ricco e che sicuramente sprigionerà la sua, possiamo dire, potenza. Ma sì. Quindi tra poco vi dirò che cosa accadrà. Come sempre, Border Knights chiocciola webradionetwork.eu. E poi vi ricordo l'appuntamento anche con il nostro blog borderknights.it. Domenica abbiamo tentato di trasmettere da Milano la conferenza di Gioele Magaldi con Gianfranco Carpeoro. Solo da un certo punto in poi, come potete vedere dal podcast, si è capito qualcosa. Purtroppo c'è stato un problema tecnico che sembrava non esserci, perché avevamo fatto molte prove. Ci scusiamo ancora ovviamente per questo inghippo tecnico che c'è stato, ma le dirette sono così, e quindi eravamo io dallo studio centrale con Paolo collegato e poi con Gianfranco e Gioele appunto da Ro. Salutiamo comunque ancora gli amici dell'art design di Ro, perché per la collaborazione. Comunque stiamo cercando di risolvere questi problemi, perché potrebbe esserci un calendario anche con altri incontri che vorremmo trasmettere, ma prima però bisogna sistemare questa faccenda, che invece era andata benissimo nell'incontro con Enrica Perucchetti, dove appunto c'ero anch'io in quell'occasione personalmente, e lì avevamo, con la nostra regia mobile, avevamo fatto insomma tutto quello che era possibile ed era venuto insomma molto bene. E adesso cercheremo insomma di attrezzarci anche quando magari non ci sono io personalmente, e per vedere insomma di poter garantire anche la trasmissione in diretta di questi appuntamenti. Questa sera che cosa facciamo? Parleremo di due cosette interessanti, innanzitutto perché tra poco sarà con noi Giulio Perrotta, che ha scritto, è un ragazzo molto giovane che però ha già un bagaglio di conoscenze abbastanza ampio, e con lui parleremo di un qualcosa che diciamo ne abbiamo parlato in modo approfondito varie volte con Paolo, anche su casi specifici, ma lui ha scritto proprio un manuale recente che tratta di criminologia esoterica, e la cosa che mi ha colpito è che poi in questo volume si fanno degli incontri per noi cari, cioè incontriamo Biglino, incontriamo Malanga, incontriamo che ne so, il fenomeno delle possessioni, il fenomeno delle sette, insomma tutti i mondi a noi vicini, nel senso che ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di analizzarli varie volte. E allora mi ha colpito come si coniuga tutto questo con la criminologia, cioè cosa c'entra, come si coniuga criminologia esoterica e poi Biglino, insomma è molto particolare. Quindi ho chiesto a Giulio se voleva intervenire. Allora Giulio Perrotta sarà con noi appunto, e abbiamo con lui realizzato questa intervista che tra poco sentiremo insieme anche a Paolo, che era appunto insieme appunto a noi. Poi era molto che volevo parlare della teoria gender, e sarà con noi l'avvocato Gianfranco Amato, Giuristi per la Vita, e che sta facendo un tour in tutta Italia, molto contestato perché poi gli hanno messo contro tutto il mondo omosessuale e delle comunità insomma omosessuali, e lui lo dice bene, e anche secondo me è così, cioè non c'entra niente la teoria gender con l'omofobia. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè il voler far passare il messaggio che il proprio sesso inteso come genere appunto non dipenda da delle caratteristiche fisiche con cui noi siamo nati, a parte delle eccezioni rarissime, no? In cui nascono veramente dalle vie di mezzo, ma quasi sempre insomma o uno è uomo o uno è donna, insomma è maschio e femmina, no? Quindi far passare il messaggio che sostanzialmente si può cambiare non sesso con l'operazione, si può cambiare sesso mentalmente, cioè oggi mi sento uomo, domani sono donna, e inculcare questo magari anche nelle scuole, e dove ci porterà, dove ci sta portando. In televisione sono piene trasmissioni in cui
questo tipo di soggetti vengono intervistati, pare che in America insomma sia una cosa molto diffusa, di questi adolescenti di questo genere neutro, per non parlare insomma dei mensili, dei giornali così, che vengono venduti in Italia anche, in cui c'è proprio, a volte sembra proprio una sponsorizzazione di questo genere neutro. Quindi sentiremo da Gianfranco Amato, che è molto combattivo su questo, sentiremo insomma che cosa ci racconterà su questa tematica, su dove va, appunto è molto contestato, insomma anche credo in Puglia ci sono stati anche dei piccoli incidenti, perché insomma hanno tentato di interrompere, sono entrati dei ragazzi forse anche di qualche centro sociale, insomma vabbè, comunque alla fine insomma l'intolleranza arriva poi da altri. Bene, quindi queste saranno le due cose principali della nostra puntata. Abbiamo anche da farvi ascoltare una cosa sulle nuove ricerche di Alessandro De Angelis, e poi c'è la parte a quota libera con Paolo Franceschetti, la scheda del maestro di dietrologia Stefania e la sua intervista, insomma tante cose, la dottoressa Mereo. Se non per motivi di tempo qualcuno di questi appuntamenti non dovesse entrare nella nostra trasmissione, poi faremo un podcast separato, quindi metteremo un podcast separato con l'intervento che magari non c'è stato tempo appunto per farlo sentire. Detto questo, io prego anche chi ha perché ogni tanto arriva ancora qualcuno che mi scrive che non ha ricevuto le famose composte, purtroppo ci scusiamo ancora di quanto avvenuto, ma non dipende da me e da Paolo, preghiamo veramente magari chi ancora oggi non ha ricevuto questa composta di scriverci a bordernights@webradionetwork.eu, intanto perché si può fare magari un tentativo di incrocio anche con l'azienda, il feudo, e comunque sia, visto che ormai insomma non possiamo arrivare a Natale, che ancora questa vicenda non è chiusa, ovviamente siamo disponibilissimi io e Paolo anche in questi casi, che credo siano pochi ma comunque ci sono, procedere ovviamente, se ce lo chiedete, insomma, al rimborso, non vedendo al momento insomma uno sviluppo veloce e uno sblocco veloce di questa di queste consegne. Quindi se ovviamente volete il rimborso, scriveteci, e ci sembra insomma più che giusto, l'abbiamo già detto, e soprattutto anche capire quanti non l'hanno ricevuta, perché questo, anche questo è importante. Bene, detto questo, tra poco allora si parte. Prima volevo farvi sentire una canzone di cui il maestro di dietrologia aveva parlato anche nelle sue pagine, un brano di Lucio Battisti del periodo con Pasquale Panella, è un periodo che a me piace moltissimo, e l'ho sempre detto, io adoro Pasquale Panella, i suoi testi, per quasi tutti insomma i cantatori per i quali ha scritto, certo con Battisti era ancora più criptico degli altri, ma insomma io i dischi bianchi anche di Battisti li adoro, mi piacciono tantissimo, e secondo me sono molto avanti musicalmente, per questo forse ovviamente non sono stati compresi all'epoca. E c'è un brano che si chiama Cosa succederà alla ragazza, che secondo anche il maestro di dietrologia, secondo anche altri, potrebbe raccontarci qualcosa di qualche mondo oscuro. Sentiamo questo brano, poi magari andate a leggere il testo, e se rilevate anche voi qualcosa di particolare, ovviamente segnalatecelo. Offrire la gola al tocco leggero, l'alba
la la novena candida. Gli uccelli appostatissimi nell'aria, come chiodi senza quadri alle pareti. Ed è ancora mattina, i pesci, 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 pori, pori. Cosa succederà alla ragazza? Vede i pori con le corna come i tori. Le corna curve sono due ferventi trafficanti a bassa voce. Sotto la croce, sotto la croce. Nel loro dialetto antico, nel loro diletto pratico, che la vogliono fare bollire. Che la vogliono suonare, appesa al campanile. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. Ad una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca? Sentire che cosa? Allora ricordarsi di fare delle cose, delle fotografie, che possono sempre servire e non se ne parli più. Gesù, Gesù, che non se ne parli più. Gesù, Gesù, ed è ancora mattina. Tutti sono pronti a bere qualcosa e poi si riprende fiato per fare le bolle acustiche. Che la vogliono olio e limone. Che la vogliono aggiustare. Entriamo in un portone. Che la vogliono un po' scoperta per accettare. Che la vogliono nell'ascensore. Per implorarla da che piano a che piano. A questa fuochino. La gloria all'ottavo. Ad una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca sentire? Che cosa? Iniziamo allora questa notte con il primo collegamento di questa sera. Andiamo a salutare Giulio Perrotta. Ciao Giulio. Salve Fabio. Bene, ben trovato. C'è chiaramente Paolo Franceschetti. Ciao Paolo. Ciao Fabio, ciao a tutti e ciao Giulio. Allora, questa sera facciamo questo collegamento che si annuncia interessante perché parleremo, l'abbiamo già annunciato, di criminologia esoterica. Questo perché? Perché Giulio appunto è reduce proprio da una pubblicazione che parla proprio di questo, giurista, docente di criminologia applicata ai culti settari ed esoterici, mediatore civile e commerciale, criminologo, professionista, analista di intelligence, consulente politico e saggista. Insomma, un curriculum molto lungo, malgrado la sua giovane età. Giulio, sei molto giovane, però già hai all'attivo insomma una grande conoscenza. Beh sì, io ecco, più che altro sono uno che fermo non ci sa stare, ecco, quindi questa è l'unica vera verità, insomma. Allora,
La prima domanda viene quasi d'obbligo, no? Come si coniuga il mondo criminologico all'esoterismo? Sì, allora, innanzitutto la criminologia, come tutti quanti sanno, è la scienza che studia il appunto crimine. Ecco, sulla sua accezione più ampia, il crimine è un fatto sociale, quindi il fenomeno paranormale è anch'esso un fatto sociale. Che cosa può legare questi due fatti? Sostanzialmente sono entrambi sullo stesso ambito, cioè il fatto sociale della criminologia in quanto crimine, il fatto paranormale in quanto fatto sociale. Quando il crimine in qualche modo viene perpetrato o si in qualche modo innesta in un fenomeno paranormale, ecco lì che nasce la criminologia esoterica. È uno studio tecnico, studio assolutamente sia tecnico che scientifico del fenomeno paranormale. Sottolineo subito che io odio questa parola, cioè paranormale, e dico subito che il fenomeno paranormale non esiste. È soltanto è un termine atecnico per in qualche modo parlare di un fenomeno che non si sa spiegare completamente. È un fenomeno assolutamente normale che in qualche modo manca di alcune sue componenti conosciute scientifiche che possono spiegarlo in modo completo. Fenomeno paranormale in realtà è un fenomeno normale di cui non si conoscono tutte le sue, diciamo, insomma, componenti. Potrebbe qualcuno, un nostro caro amico, lo definisce ad esempio il normale che non conosciamo. Non so se ti piace come Assolutamente, sì, definizione. meglio, sicuramente meglio, meglio, sì. Allora, tu in questo manuale, che è un manuale sostanzialmente tecnico, hai detto, come affronti questo tema? Allora, prima di ogni cosa va distinto il fenomeno esoterico dal fenomeno di tipo misterico. Il fenomeno esoterico studia le arti occulte e studia tutti quei fenomeni che in qualche modo si occupano dell'anima e di tutto ciò che è spiritico e spirituale. Il fenomeno misterico nasce sostanzialmente nel XX secolo e prende, ecco, veramente tanto dal XVIII in poi. È sostanzialmente figlio di una cultura completamente trasformata che si fonda sul fatto che il fenomeno paranormale è tale proprio perché esiste tutto un mondo che non viene assolutamente visto e che non viene assolutamente in qualche modo, come dire, che non viene studiato e che fa paura. Il fenomeno paranormale non deve fare paura, è un fenomeno che deve essere approfondito, studiato, analizzato con una lente rigorosamente scientifica. Ecco lì quindi che tutto ciò che fa paura in realtà è tutto ciò che non si sa. Lì nasce il bisogno e c'è l'assoluta necessità di fare una distinzione, cioè la criminologia applicata ai fenomeni paranormali, intesi come culto esoterico, quindi come culto del passato che studia fenomeni assolutamente reali, assolutamente normali. Bisogna invece staccarsi completamente da tutto ciò che è sostanzialmente misterico, perché nasce tutto quanto da un culto che è assolutamente occidentale e un culto che è assolutamente recente, che parla in realtà di fenomeni che sono in qualche modo un mix di studi, un mix di culture che fra di loro non c'entrano assolutamente nulla. Non bisogna spaventarsi in nessun modo, non bisogna avere paura di ciò che non si sa, ma anzi occorre necessariamente studiarlo in modo approfondito e in modo scientifico. In questo manuale, no, vengono introdotti anche degli studi effettuati da Mauro Biglino, che conosciamo molto bene, per quanto riguarda la mistificazione religiosa, il culto giudaico-cristiano, e anche da Daniele Gullà, che conoscete per la trasmissione Mistero e tecnico in tema di energie. Ecco, perché hai ritenuto di in qualche modo chiedere il loro contributo? Allora, entrambi sono estremamente professionisti, ma soprattutto sono molto, molto, molto puntuali. Vedi, su
Mauro c'è stato un accanimento spaventoso in quanto lui non ha fatto altro che minare il culto giudaico-cristiano proprio sulla sua base. Lui non ha fatto altro che studiare e fare una traduzione letterale dal primo testo e non ha fatto altro che diffondere la cultura reale di ciò che la Bibbia veramente dice. Questo ha spaventato e spaventa tantissimi. Perché? Perché lui ha portato sostanzialmente in auge la prova che il cristianesimo è finito. Il cristianesimo nasce da una cultura che necessariamente si fondava sulla paura, necessariamente nasceva e nasce sul culto del devi spaventarti di Dio, devi assolutamente il timore verso Dio, ma ancora peggio nasce dalla paura che se non fai quello che dicono loro finisci in un posto che si chiama inferno. Da lì anche c'è tutto il culto di una possessione che in realtà la possessione nasce da molto 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 prima, però il culto non si sa perché di quel tipo lì lo ha in qualche modo preso e lo ha soprattutto stigmatizzato e ha in qualche modo reso ancora più forte il legame tra uomo, Dio e soprattutto inferno. Fino al 1400 di, anzi no, fino al 1100 di inferno non se ne parlava assolutamente da nessuna parte. Fu Dante poi a rafforzare ulteriormente questo concetto di inferno, dando un'accezione di se ti comporti bene non ci vai, altrimenti finisci lì. Quello che è devastante ed è quello che ha fatto assolutamente Mauro è di portare alla luce la fine del cristianesimo. Lui ha subito attacchi di ogni tipo, ha fatto degli studi meravigliosi, soprattutto tecnici, ha fatto studi di traduzione letterale dove si evince chiaramente e parla degli Elohim, dove parla di tutta una serie di situazioni dove chiarisce chiaramente che ciò che ci dicono non è ciò che c'è scritto nella Bibbia dell'antico. Mentre io trovo francamente interessante tutti gli studi che fa invece il tecnico appunto Gullah, proprio perché lui studia il suono, studia le onde e studia soprattutto quello che è energia. Lui ha dimostrato, e sul libro c'è scritto chiaramente, che noi siamo 9 su 10 energia. Il corpo fisico non è altro che uno dei corpi visibili che in qualche modo fanno parte di ciò che siamo effettivamente noi. Noi siamo macchine assolutamente e rigorosamente energetiche ed è stato dimostrato scientificamente che intorno a ciò che siamo noi c'è tutto un mondo invisibile che merita assolutamente di essere visto e studiato scientificamente. Ciò che mi piace poi particolarmente, sia di Lund, ecco, diciamo, insomma, sia di Mauro che di, ecco, insomma, è quello sostanzialmente che loro non parlano mai di spiriti, non parlano mai di entità, non parlano mai di Dio, loro parlano sempre di anomalie o comunque di un dato di studio. Questo è molto 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 interessante perché loro non si sono mai sbilanciati, non hanno mai descritto un fenomeno dichiarandolo alfa, beta oppure gamma. Hanno sempre parlato di, nel primo caso, di un dato di studio che deriva da una assoluta traduzione letterale. L'altro dato è una anomalia. Stesso io non parlerò mai di spiriti o di altro tipo, parlerò sempre di una anomalia. Perché? Perché attualmente non ci sono tecniche scientifiche che possano dimostrare al 100% che l'esistenza spiritica sia effettiva. Quindi si parlerà sempre di una anomalia. Ecco, nel libro parli anche di ufologia, di satanismo, possessioni sataniche. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la criminologia? Allora, sono tutti quanti fenomeni sociali. Allora, tutti quei campi che vengono investiti da ciò che è crimine devono essere studiati. Immaginiamo, per esempio, le sette nel quale vengono fatti stupri, uso di alcol, uso di sostanze.
quelli sono tutti quanti crimini e quindi sono fatti assolutamente e rigorosamente umani, fatti antigiuridici e fatti colpevoli. Come tali, essendo crimini, meritano di essere studiati e meritano di essere studiati proprio perché applicati ad un settore che è quello del paranormale. Quando si parla di una setta, per esempio di stampo satanico, è chiaro che lì si parla prima di tutto e teoricamente di un fatto che è sociale e di un fatto paranormale. La stessa cosa conta nel mondo degli spiriti, perché noi prima di tutto dobbiamo prendere per buono il fenomeno, come tale dobbiamo studiarlo e come tale dimostrare non che sia vero o falso, ma dare prove e tutte le prove che servono per dimostrare quanto è credibile ciò che ci è stato dato. La stessa precisa cosa, UFO. Sono fenomeni sociali che durano ormai da tantissimi anni e che dimostrerebbero il fatto che noi non siamo soli. Anche questi sono fenomeni sociali dove in qualche modo si innestano in un tessuto sociale che merita di essere assolutamente, in qualche modo studiato. Parli anche del progetto MK Ultra. Sì. Allora, l'MK Ultra è uno studio che è stato fatto da una agenzia di tipo governativo, dove lo scopo principale era quello di scoprire il limite di ogni essere umano, cioè scoprire se era possibile creare un umano perfetto, un soldato perfetto. Sono stati fatti degli studi di nascosto con l'uso di sostanze stupefacenti, fra cui l'LSD, dove uomini e donne ignare sono state vittime di studi che hanno dimostrato che ogni uomo ha una capacità superiore a quella che sembra. Noi si dice, anche se questo è in realtà quello che si chiama, diciamo tecnicamente meme, che noi si usi l'8, diciamo insomma, per cento. In realtà non è assolutamente vero. Tuttavia, noi tutti possediamo facoltà intellettive ben superiori che meritano di essere studiate ulteriormente. L'M, appunto, K Ultra è stato fatto tra gli anni 60 e 70 ed è uno studio assolutamente illegale, illecito e illegittimo che ha dato prove che in realtà attraverso mezzi che non si dovrebbero usare assolutamente si possono scoprire che i limiti umani sono prima di tutto mentali più che essere, diciamo, insomma, fisici. Tu nel secondo capitolo parli anche delle sette e del fenomeno satanista in Italia. Come lo descrivi? Bella domanda questa, perché il fenomeno satanico nel nostro paese è veramente variopinto. Allora, non c'è innanzitutto una forma di satanismo. In realtà ce ne stanno sei. Quello che forse preoccupa e spaventa di più è quello acido, cioè è quello dove si applica con la scusa del culto satanico e si commettono crimini di ogni tipo. E lì si innesta perfettamente lo studio della criminologia, proprio perché attraverso la scusa del culto satanico si commettono crimini praticamente di ogni tipo. In Italia, anzi nel mondo, ci sono sei tipi. Nel nostro paese, in realtà, ci sono tante di quelle correnti all'interno di questi sei tipi che ci possiamo tranquillamente confondere. Per esempio, solo nel nostro paese, una stima di qualche anno fa, se non mi sbaglio era il 2007, c'erano circa 600.000 persone che simpatizzavano il culto di Satana. Anche qui occorre fare una distinzione profondissima. Una cosa è Satana, una cosa è Lucifero. Molto spesso questi, diciamo, insomma, culti confondono la figura di Satana con la figura di Lucifero, che sono due figure completamente distinte, che tuttavia invitano le persone, perché in qualche modo il fascino del male assolutamente chiama,
E in qualche modo basta un gruppo di 2, 3, 4, 5 a formare e a creare effettivamente quello che poi sarà una setta. Nel nostro bel paese di sette se ne contano circa 10.000, che è un numero spaventoso, se pensiamo che il numero massimo è 600.000 persone che simpatizzano. Ovviamente bisogna sempre immaginare ogni gruppo fatto da 2, 3, 4, 5, 6. Il massimo gruppo che è stato studiato non superava la cinquantina. E quindi questo fa pensare che sono più appassionati e simpatizzanti che veri esperti. Volevo chiederti anche se, diciamo, con questo tuo metodo di analisi che ti sei costruito, se, perché dicevamo proprio prima quando insomma, ci siamo accordati per l'intervista, dicevamo come questo mondo sia scarsamente conosciuto diciamo, alle persone che si trovano poi a svolgere le indagini di fronte magari a fatti di sangue. Non colgono magari certi simboli o certi scenari che invece, magari se conoscessero, potrebbero aprire altre piste. Ecco, ti chiedo se quando c'è magari un fatto di cronaca di cui magari parlano molto i mezzi di informazione, se ti è mai capitato di notare, ecco, dei segnali che ti hanno indotto a ritenere che magari proprio quello era un crimine di tipo esoterico. Allora, prima di tutto c'è da sottolineare che in TV si sentono tantissimi esperti, diciamo così, esperti. Tuttavia, questi conoscitori dell'ambito esoterico non hanno mai studiato il culto esoterico. Sono tutti quanti studiosi e appassionati delle sette, quindi del culto settario, e quello è, tra virgolette, secondo loro, un titolo sufficiente per descrivere un fenomeno che è molto, molto, molto più profondo. In TV, noi siamo abituati a parlare di criminologia quando c'è il criminal, quando assisti a scene di persone, diciamo insomma morte, si assiste a descrivere un fenomeno più, diciamo, psicologico che sociale. In realtà sono pochi, veramente pochi, gli esperti in esoteria che applicano lo studio tecnico e soprattutto scientifico. Assolutamente il primo passo che va fatto quando si ha il sospetto di essere in balia di un culto esoterico è quello, prima di tutto, di affrontarlo con la logica. Quindi va studiato con semplicità, essenzialità e con sinteticità. È fondamentale analizzare il fenomeno scorporando le singole componenti in modo tale da dare in qualche modo significato sociale a ogni singola parte. È chiaro che questo non è l'unico percorso, perché poi c'è anche un approccio di tipo psicologico, quindi occorre che sia obiettivo, occorre un profilo scientifico necessariamente, quindi il fenomeno studiato deve essere oggettivo, affidabile, verificabile, condivisibile, ma soprattutto riproducibile. Quando tu applichi questi e altri, allora scopri realmente che il mondo è molto ma molto più ampio e il crimine è, ecco, di tipo, ecco, il crimine quando ha a che fare con sette sataniche, in realtà può essere soltanto il micro, perché spesso il macro è in qualche modo rappresentato da un fenomeno molto ma molto più ampio. Solo chi studia veramente il culto esoterico ha la capacità e la possibilità di approcciarsi meglio a uno studio di tipo criminologico. Secondo te, con queste conoscenze, quindi alla fine chi commette questi crimini in chiave esoterica, intanto se secondo te sono numerosi da una parte e dall'altra se diciamo sono persone qualunque o sono persone che magari ricoprono anche diciamo, un certo ruolo. Allora, molto molto spesso quando si assistono a scene dove vedi nella scena del crimine un pentacolo, un atame e magari
altri simboli, molto spesso si assistono a scene di appassionati che in qualche modo imitano ciò che è il culto esoterico, mischiandolo con il culto pagano e facendo uscire veramente fuori qualcosa di veramente assurdo. Il culto esoterico è cosa diversa dal culto misterico. Molto spesso 9 su 10, ed è una stima personale per non dire 9,5 su 10, sono crimini perpetrati da soggetti che sono appassionati, simpatizzanti o con disturbi psichiatrici che inducono a appassionarsi a quel tipo di settore. Soltanto lo 0,5-1%, uno su 10 dei casi, veramente nasconde dietro un certo studio personale, uno studio tecnico, uno studio di tipo esoterico. Lì veramente c'è da preoccuparsi perché? Perché molto molto spesso il fenomeno non è fatto da un gruppo di 2, 3, 4 simpatizzanti, ma molto spesso sono delle vere e proprie organizzazioni che usano l'arte di tipo esoterico per ottenere vantaggi di qualsiasi altro tipo. Immaginiamo un gruppo che si chiama appunto P2, o immaginiamo gruppi che appartengono alla famiglia della massoneria. Molto spesso quei culti lì nascono da culti esoterici, molto spesso hanno al loro interno soggetti che hanno delle conoscenze profondissime di quel campo lì. Sono cose ben distinte dalle bestie di Satana, che non erano altro che un gruppo di appassionati, diciamo così, del crimine, appassionati di Satana, dove imbastivano scene con qualche simbolo e si spacciavano come esperti di tutto ciò che fa parte di Satana. Assolutamente siamo lontani mille miglia. Allora, hai detto bestie di Satana e Paolo è stato, non so se dica è stato perché non è più avvocato, comunque è stato per un periodo il legale proprio di uno di questi ragazzi. Allora, dopo aver sentito tutto questo, secondo te Paolo si può in qualche modo sintetizzare, ecco, o comunque applicare questi due mondi, no, che ci ha descritto Giulio, il criminologico, l'esoterico, quindi chi in nome dell'esoterismo commette un crimine, quindi rientriamo sempre appunto in un ambito criminologico. Fabio, scusa, ma non ho capito la domanda, Era però. una domanda un po' contorta, effettivamente. Sì, leggermente contorto. Cioè, quello che ti voglio chiedere è se può anche esistere una branca della criminologia, o dovrebbe esistere una branca della criminologia specializzata nello studiare i crimini commessi in nome dell'esoterismo. Allora, guarda, Giulio ha detto una cosa giusta. Che si atteggiano esperti in diritti esoterici non lo sono, e comunque il fenomeno esoterico fa paura, invece dovrebbe essere studiato scientificamente e dovrebbe essere e può, potrebbe essere studiato scientificamente. In realtà non è proprio come dice Giulio che non ci sono gli strumenti, Un attimo volendo solo, gli scusa, chiedo a strumenti Giulio se può abbassare l'audio perché ci rientra l'audio di sì, Paolo. certo. Se può abbassare. Ok. Vai Paolo. Allora, dicevo, in realtà si possono studiare scientificamente, certo non si può, come diceva giustamente lui, non si può certamente analizzare scientificamente uno spirito perché non abbiamo, almeno pare, questi strumenti, però un approccio più scientifico si potrebbe avere e in realtà non si ha perché non c'è la cultura, quindi diciamo ben venga lo studio di Giulio che adesso è giovane, quindi sicuramente è il suo primo affacciarsi, no, a questo mondo e poi in futuro lui magari apparterrà a quella schiera di persone che lo studieranno sempre di più e scopriranno sempre più cose, quindi non c'è che da augurare che questo fenomeno insomma venga sempre più studiato. Ricordo solo, Fabio, che quando io feci il primo articolo sull'omicidio rituale, non esisteva in rete e neanche nella letteratura specifica
un solo articolo sull'omicidio rituale. Anzi, se tu digitavi su Google l'omicidio rituale, veniva fuori l'omicidio rituale del piccolo Simonino da Trento, che era però del 1500. E adesso invece, da qualche tempo, cominciano, sia pure timidamente, a iniziare questi studi. Ci sono addirittura appunto dei corsi. E certo che trattano quasi sempre esclusivamente il satanismo, lo trattano anche male, secondo me, ma comunque è almeno un primo passo, insomma. Poi ovviamente si andrà avanti e si scoprirà che non esiste solo il satanismo, e soprattutto non esiste solo il satanismo acido, insomma, come fenomeno pericoloso. Secondo te, Paolo, è cambiato questa sorta di delitti rituali? Sono cambiati per frequenza, per modalità operative, o è un copione che si ripete così, diciamo abbastanza quasi automatico? No, io guarda, ho studiato alcuni processi sia negli Stati Uniti sia in Italia, processi anche del 1500, i libri di Lara Pavanetto, che analizzano degli omicidi di quell'epoca, evidenziano proprio chiaramente come ci siano sempre le stesse dinamiche, ovviamente applicate ai tempi, insomma, con modalità un po' diverse. Ovvio che oggi la tecnica permette cose un po' diverse, però dal punto di vista della tecnica processuale, delle modalità operative anche, più o meno succedono sempre le stesse cose. È infatti illuminante studiare i processi del 1500 e vedere come la tecnica sia sempre la stessa. Addirittura la tecnica di confessione dei testimoni è oggi, come nel Medioevo, la stessa. Nel Medioevo si torturavano, per esempio, i testimoni per farli confessare. Adesso non li si tortura, però li si mette in carcere, li si priva di alcune libertà fondamentali, gli si fa una sorta di lavaggio del cervello e poi gli si promette anche la libertà se parlano e confessano. E molto spesso questi confessano anche cose che non hanno fatto, come ad esempio nel caso delle bestie di Satana, che hanno provato a farli confessare tutti. Hanno confessato in realtà solo tre, ovviamente con testimonianze assolutamente discordanti tra di loro, assolutamente scomposte e senza nessuna logica, peraltro senza nessuna congruenza tra una testimonianza e l'altra, perché sono gli unici tre che hanno accettato questo patto. Infatti sono quelli che adesso sono, alcuni sono liberi, e alcuni, uno, Andrea Volpe, è in procinto di uscire. E gli altri, quelli che non hanno parlato, infatti si sono fatti l'ergastolo, oppure si sono fatti più anni, insomma, per seconda, perché sono diversi. Le tecniche però sono sempre le stesse, sono quelle che venivano adottate nel 1500 come nel 1200. Allora, voglio chiedere a Giulia se vuole rispondere su questi punti e poi c'è un'altra domanda, se no. Allora, sono d'accordo praticamente su tutto. Ciò che dice lui è assolutamente vero. L'unico punto forse è che non si sente il bisogno di andare a studiare in senso tecnico. Perché? Perché sostanzialmente quando si parla al pubblico basta che gli parli di satanismo e sono tutti felicissimi. Quando già gli parli di aspetti esoterici, è come se le persone tendono a, tra virgolette, no, a stancarsi. Io personalmente credo che il fenomeno debba essere studiato a 360 gradi, da un punto di vista scientifico e tecnico. Io farò un corso l'11, 12 e 13 dicembre a Milano, all'università Unised, nel quale non solo parleremo di aspetti esoterici e quindi di criminologia esoterica, ma si assolutamente analizzeranno tutta una serie di fenomeni appunto collegati al mondo spiritico, spirituale, ufologico e soprattutto nelle possessioni. Il fenomeno possessorio a me in particolare interessa tantissimo. Proprio perché ci sono dei connotati che possono essere studiati scientificamente. Nel corso darò la prova scientifica, e quindi se è vero o se è falso, di un caso del 1968-72, che ancora oggi pare che sia il caso più documentato in assoluto nella storia di possessione. Dimostrerò con dati scientifici alla mano se il fenomeno è vero oppure no.
soprattutto con lo studio delle sei voci che uscivano dalla bocca della persona appunto posseduta. E scopriremo se è vero oppure no. Tra l'altro, studieremo anche in qualche modo il fenomeno spiritico e spirituale, dimostrando che noi siamo più energia e dopo siamo anche corpo. Vedo qui in un capitolo che affronti anche il tema delle ricerche di Corrado Malanga, Sì. che abbiamo avuto anche qui il piacere, mi pare, sì, due volte o tre, insomma, di passare intere notti ad ascoltarlo. Qui, anche qui, diciamo, io quando ho sentito per la prima volta la registrazione delle ipnosi, no, ho detto, sembrano quasi possessioni, no? Cioè, mi sembrava un fenomeno molto simile a quello delle possessioni demoniache, per le cose che dicevano anche alcuni di questi addotti, tra virgolette. Ecco, tu questo fenomeno come lo analizzi e come lo vedi? Allora, io non posso dire tutto quanto, Sì. perché altrimenti sconfesserei quello che ho in qualche modo, insomma, Sì. detto. Nel senso che al corso parleremo sicuramente anche dell'aspetto ufologico. Malanga mi interessa tantissimo perché lui, attraverso una tecnica che è l'ipnosi regressiva, ha posto in essere, circa 4.000 persone che dichiaravano di essere stati, in qualche modo, entrati in contatto con gli extraterrestri, e ha fatto uno studio scientifico. Uso il termine scientifico perché? Perché l'ipnosi è un dato scientifico, tuttavia non conosciamo perfettamente il suo funzionamento. Per cui è vero sì che alcuni parlano di una suggestione, è vero sì che alcuni parlano di un funzionamento, di tipo inconscio. Io ti posso dire, e questo te lo dico a titolo, ecco, di, diciamo, insomma, più che altro in forma, assolutamente, insomma, personale, che il fenomeno degli addotti è ricollegato al fenomeno dei posseduti. Nel corso spiegherò perché, ma soprattutto dimostrerò che il collegamento tra l'addotto in ipnosi e il posseduto in stato di trance è molto molto simile. Ecco, quindi per chi fosse curioso, ma questo corso è aperto a tutti? Assolutamente si possono iscrivere tutti, diciamo, ed è sul sito www.unised.it. Ok, ricordiamo invece questo tuo manuale, Criminologia Esoterica, Primiceri Editore, giusto? C'è il Sì, sito sì, anche primicerieditore.it, Criminologia Esoterica. sì. Esatto. Manuale te teorico pratico. Bene, Scusa. io Giulio ti ringrazio molto di essere stato qui con noi. Magari ci sarà in futuro l'occasione anche magari di concentrarci su aspetti più precisi di questa chiacchierata che è stata un po' una carrellata. Grazie Esatto. intanto. Assolutamente, grazie a voi per la tanta, tantissima pazienza. Un Ma scherzi, grazie a te. Grazie. Ciao Giulio. abbraccio, Ciao ragazzi. Giulio.
molto tempo che volevamo tornare a parlare della cosiddetta teoria gender, e allora chi meglio di lui ci può introdurre a questo è l'avvocato Gianfranco Amato, che ringrazio, benvenuto. Buongiorno. C'è ovviamente rimasto Paolo, che è sempre qui con noi. Allora, intanto a me colpisce sempre un fatto che quando Gianfranco vai a fai un giro d'Italia spesso, no, per parlare soprattutto di questo argomento, alla fine la vera intolleranza è quella di chi viene a cercare di disturbarti o comunque di creare. Ho visto anche un video qualche giorno fa di chi insomma cerca di addirittura buttarla in gazzarra, e questo la dice lunga, no, poi su da chi arrivi l'intolleranza. Non solo la dice lunga anche sul clima pericolosamente totalitario che sta avendo il nostro paese. La cosa singolare è che non vengono i contestatori a discutere sul merito, no? Ma semplicemente si limitano a, appunto, ad aggressioni verbali, fisiche. Addirittura in Puglia è stato aggredito persino un carabiniere. C'è un video in cui riprende questo contestatore, che poi in realtà erano ragazzi di centri sociali, per cui si capisce anche lì, insomma, il grado di intolleranza. Ma la cosa incredibile è che in questa dittatura del pensiero unico soltanto il potere decide ciò che esiste e che non esiste, e soltanto il potere decide di ciò che si può parlare e ciò che non si può parlare. E questa cosa che ho appena detto l'ha preferita il Cardinal Bagnasco in una delle sue prolusioni, molto, guarda, uno dei giudizi più lucidi, puntuali e veramente intelligenti che io sto leggendo sulla teoria gender sono quelli del Cardinal Bagnasco, compresa l'ultima prolusione, quella dei primi di ottobre, dove addirittura ha rievocato la finestra di Overton, questo sistema di manipolazione delle menti, no, per far dilagare la propaganda della teoria gender. È davvero un pericolosissimo, pericolosissimo progetto di potere. Questo non solo l'ha denunciato il Papa più di una volta, Bagnasco ripetutissime volte, ma addirittura anche i padri sinodali. Invito tutti i radioascoltatori a leggere il punto numero 8 e 58 della relazione finale del sinodo, dove appunto si affronta il tema della teoria gender e questa sua pericolosità. Quando è che nasce, se si può, diciamo, mettere così un punto anche temporale, quando nasce questo progetto? E poi magari dopo spieghiamo anche con le tue parole, no, di cosa stiamo parlando, anche se molti ascoltatori lo sanno già. Quando nasce questo progetto di, appunto, portare poi una deriva che non si sa dove poi può arrivare? Dunque, no, facciamo la premessa, se no sì, rischiamo di parlare di cose astratte. Allora, che cos'è la teoria gender? Il dato più singolare, come dico tutte le sere io girando l'Italia, è che io mi sono accorto che di questa cosiddetta teoria in realtà non sa niente nessuno. Anzi, devo dire che c'è molta confusione al riguardo. Qualcuno la confonde con l'educazione sessuale, qualcuno la confonde con la parità di genere tra uomo e donna, qualcuno lo confonde persino con l'omosessualità, ma la teoria gender non è nessuna di queste tre cose. È l'idea semplice ma devastante per cui uno non è un uomo o una donna, maschio o femmina, in base a come è strutturato anatomicamente, sessualmente, biologicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento, perché è una condizione che può variare nel tempo. Si parla già di gender fluidity. E questa cosa in realtà sta diventando, non è un caso che Papa Francesco nel suo libro Questa economia uccide l'ha definita una bomba atomica, oltre ad averla definita sbaglio della mente umana parlando con i giovani a Napoli, o colonizzazione ideologica, insomma, o frustrazione. Il Papa è intervenuto pesantissimamente su questo tema, sulla teoria gender. Anzi, devo dire, non ci sono argomenti, temi in cui il Papa sia stato più duro e tranchant come sulla teoria gender, eppure la stragrande maggioranza anche dei fedeli ignora quello che dice il Papa, quello che dice Bagnasco e quello che dicono i padri sinodali. Detto questo, cioè, attenzione, perché al di là di delle
teorie pseudoscientifiche di questo affare qua. La cosa pericolosa che noi stiamo segnalando tutti i giorni è che sta drammaticamente diventando una moda da pochi anni, forse un paio d'anni, soprattutto negli Stati Uniti tra i giovani, questa fluidità per cui si decide di giorno in giorno cosa essere. E guardate, c'è un bombardamento, questa teoria gender sta dilagando attraverso quattro canali: il canale normativo, la legge, il canale giudiziario, la magistratura, il canale culturale, i mass media, il canale educativo nelle scuole. Ecco, il canale mass mediatico è devastante, c'è un bombardamento persino su riviste come Grazia, Marie Claire, e poi ci sono queste figure seguitissime dai giovani come Miley Cyrus, Angela Hayes, Ruby Rose, che stanno portando avanti la teoria per cui la rivoluzione è essere flexi, essere fluidi, né maschi né femmine, decidere di volta in volta cosa essere, cambiare. E questa fluidità è pericolosa, perché il pericolo grave è che, poniamoci la domanda, ma un uomo confuso, un uomo che non sa neanche che cos'è, chi è, maschio, femmina, uomo, donna, indifeso, fragile, a chi fa comodo se non al potere? Uno così è un boccone ghiotto per il potere, anzi è un uomo perfettamente manipolabile. Cioè, in questo è veramente la pericolosità che viene denunciata in continuazione. Io invito davvero tutti gli ascoltatori a leggere le tante prolusioni che il Cardinal Bagnasco ha fatto su questo tema, davvero sono illuminanti. Cioè, c'è un pericolo gravissimo, anche perché poi queste teorie gender, come diceva Adriano Pessina, che è un filosofo cattolico che ha scritto uno stupendo articolo sul Corriere della Sera che invito tutti a leggere, si intitola "Così si creano individui asessuati utili per il nuovo mercato globale", lui diceva che di fatto queste teorie impattano sull'autocomprensione di ognuno di noi e ci costringono a chiarire anche il senso stesso della nostra condizione umana, perché il tentativo disperato di negare il maschile e il femminile è l'ultimo processo di ribellione del puro individuo al significato profondo dell'essere generati da altri, cioè del venire al mondo da un uomo e da una donna all'interno di una relazione che è carica di differenze. Questa è la pericolosità alla quale bisogna assolutamente opporsi, questo tentativo che avanzi, come sta avvenendo, l'immagine del puro individuo che alla fine poi è tanto caro al liberalismo culturale attuale, cioè come diceva giustamente Pessina, un soggetto assessuato utile per ogni mercato globale. E noi stiamo andando attraverso questo disperato tentativo di rendere la società fluida, senza più separazione tra maschile e femminile, tutto omologato, una società di puri individui che vivono alla fine come? In modo atomistico la loro esistenza, tutti disperati alla ricerca di un'identità che poi è frantumata dal modello culturale della neutralità, che tutti quasi come se cercassero una sorta di autorealizzazione che poi alla fine sembra la versione antropologica del self man, di stampo sociale, l'uomo che si fa da soli. Ed è questa davvero questo pericolosissimo tentativo di eliminare il maschile e il femminile, cioè di eliminare qualunque differenza, che è sta alla base pericolosa di questa teoria gender, considerata appunto come la fluidità sessuale. Voglio ricordare che il 15 aprile del 2015 a Piazza San Pietro, a tutto il mondo, su questo punto Papa Francesco è stato inequivocabile, ha detto: io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione, di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, diceva il Papa, rischiamo di fare un passo indietro, perché la rimozione della differenza è il problema, non la soluzione. Ed è stato tutto qui, e vorrei ricordare che non è un problema, come dico tutte le sere, concludendo con la citazione, non è un problema
di fede o un problema religioso, un problema cristiano, no, questa è un'evidenza oggettiva della natura di cui la ragione non può non tener conto, tant'è vero che io cito sempre il laico ateo più intelligente che io abbia mai incontrato in vita mia, che è stato Giorgio Gaber, il quale disse questa cosa qua in uno dei suoi celebri monologhi che si intitola Secondo me la donna. Dice: secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti e, contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze, perché è proprio da questo incontro scontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli, delle nazioni, l'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro. Grande Giorgio Gaber. Eh sì, grandissimo. E ho notato anche che si stanno diffondendo, a proposito di mass media, sui canali, diciamo quelli che sono sulla fascia 20-30, come può essere Real Time, che comunque ha un seguito abbastanza alto tra i giovani, e tutte le sere ad esempio c'è una trasmissione in cui vengono intervistati, diciamo, ecco, questi sorta di questi adolescenti, o comunque non si sa se sono appunto ragazzini o ragazzini, che appunto magari si sentono, oppure già adulti che appunto si sentono, magari uomini che si sentono donne, e tutte le sere è un bombardamento, cioè tutte le sere c'è questa trasmissione, e quindi è proprio oggettiva questa diffusione, no, sui mezzi di comunicazione. Ma io lo dimostro, sta diventando anche veramente difficile, perché c'è talmente tanto materiale che non si può passare ore, ma non c'è rivista patinata che non affronti questo tema, non c'è, è proprio davvero, soprattutto riviste come Grazia, ripeto, è quasi settimanale questo bombardamento dei flexi, e tra l'altro la cosa bella è che dicono che ormai questo è il futuro, per cui anche l'omosessualità è roba vecchia, greci, romani, l'eterosessualità, la bisessualità, tutto vecchio, il futuro è flexi, è gender fluid, è fluido, è la rivoluzione che cambierà la storia dell'umanità, lo scrivono. E perché diventa pericoloso? Perché, attenti, i ragazzi, giovani come noi, come tutti, hanno nel loro DNA proprio il desiderio di diventare la generazione che cambia la storia, cambia l'umanità, è accaduto per tutti, no? E la pericolosità è che oggi questo avvenga attraverso questa follia, cioè li affascina i ragazzi l'idea di essere proprio la generazione che cambierà l'umanità attraverso la fluidità sessuale, per cui essere flexi è il futuro. C'è questo bombardamento di Miley Cyrus, che purtroppo è un idolo degli adolescenti, che non c'è giorno che non insista con in questo si vede che è decisamente un'operazione di potere. Quello che noi non riusciamo a capire, non si vuole capire in Italia, siamo ancora fermi alla querella omosessuale, una roba vecchia, vecchissima, è che questa cosa rischia di arrivare dagli Stati Uniti in Italia come è arrivato Halloween. Perché io dico sempre, scusate, cosa c'è di più stupido di una zucca vuota? Eppure, perché Halloween è arrivato e sta spopolando? Perché dietro non solo ci sono interessi economici, cioè, ma anche un progetto culturale, e questo rischia di arrivare come è arrivato Halloween, come è arrivata la Coca-Cola, come è arrivato i Blue Jeans, come è arrivato il rock and roll, no? Ma siamo ancora così provinciali, e il non accorgersi, non studiare questo fenomeno sociologico che rischia di essere importato al mondo anglosassone è veramente stupido. Chi è hai detto prima, no, il potere, secondo te che tipo di potere vuole tutto, guarda, questo? Guarda, oggi stiamo celebrando il 40° della morte di un uomo che non è stato certo uno stinco di santo, anzi direi che moralmente indifendibile, ma indubbiamente intelligente, Pierpaolo Pasolini. Lui già 40 anni fa denunciava il potere senza, questo potere senza voto transnazionale che in nome della bieca logica del consumismo pretendeva di imporre una dittatura che puntava alla grande omologazione, quindi, ed è ancora quel potere lì.
che è un coacervo di interessi economici, politici, culturali, dietro c'è un po' di tutto. Ci sta anche un mostro, come dico io sempre, che ha tre teste: massoneria, mondialismo, neomalthusiani. Ci stanno le grandi, gli interessi delle grandi aziende farmaceutiche, con il famoso Guanapeptil, con i cambi sesso, con l'appropriazione. C'è tutto un bel business, un coacervo di interessi che certamente guida e pilota questo progetto. E quando il Papa parla della dittatura del pensiero unico, usa questa espressione, e il Papa non parla mai, Papa o Bagnasco, ma soprattutto il Papa non parla mai a vanvera, usa le parole sempre in maniera molto precisa e misurata, e tanto lui è argentino, quindi sa cosa vuol dire dittatura. Ecco, non è che appunto usa questa parola con leggerezza. Cosa, dittatura è una parola pesante. Se noi viviamo, il Papa dice che stiamo vivendo in una piena dittatura del pensiero unico, noi questo ci pone un interrogativo, perché la storia ha dimostrato che di fronte a una dittatura ci sono solo tre modi per reagire: la complicità, la connivenza o la resistenza, e noi dobbiamo decidere quali, a quali questi tre atteggiamenti aderire. E non è facile, certo, io lo dico sempre quando ci sono dei giovani agli incontri, che voi dovete fare come i vostri coetanei tedeschi negli anni 40, 30, e dovete decidere, o vi arruolate in massa come hanno fatto tutti con la gioventù italiana, o fate come gli studenti della Rosa Bianca dell'Università di Monaco. E lì mi rispondono: sì, vabbè, ma quelli che poi li hanno condannati a morte, li hanno ammazzati tutti. Questo è il prezzo che bisogna cominciare a pagare, amici cari. Dobbiamo metterci in testa che noi ci stiamo avvicinando verso uno scenario che è sempre più drammaticamente difficile, dove ci saranno leggi sempre più ingiuste, nei confronti delle quali dovremo decidere se obbedire o seppure non obbedire, accettando tutte le conseguenze che derivano dal fatto di non obbedire una legge. E questo il punto drammatico, è che vi dico sempre io, la fede a costo zero è finita, è stato bello, è durato tanto, in fondo a noi ci è andata bene. Da stasera dovremmo tutti cominciare a chiederci quanto e che cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello in cui crediamo è vero: la carriera, i soldi, la famiglia, la libertà, la vita. Facciamoci stasera, prima di andare a letto, facciamoci questa domanda e poi diamoci la risposta. Vedremo se quello in cui crediamo ci crediamo davvero. E guardate, non è uno scenario lontanissimo. Facciamo un esempio pratico, così magari si capisce anche meglio. L'obiezione di coscienza in tema di aborto. No. Sapete come i denti che stanno per cadere, no? L'Europa ormai ha deciso, e tra poco anche in Italia. Quando non ci sarà più questa possibilità, non so, i medici cattolici cosa faranno? Si metteranno in coda a praticare aborti anche loro, o accetteranno di essere licenziati, radiati dall'albo, magari finire anche in galera? Dobbiamo cominciare a chiederci, perché questo è lo scenario della dittatura che non perdona, del pensiero unico. Stiamo andando verso quella direzione lì. Il povero cardinal Bagnasco lo grida come Giovanni Battista nel deserto. Pochissimi, soprattutto il mondo cattolico, lo ascoltano, ma io temo che lui abbia drammaticamente ragione, che sia profetico. Ti chiedo se in questo progetto Gender, se tra le finalità così occulte potrebbe esserci anche un futuro parziale sdoganamento della pedofilia. Ma no, questo è già in agenda, scusate, questo è già scontato. Sì. Quale parziale e quale futuro? Sapete che l'associazione LAPA, l'associazione dei psicologi americani, che è quella che non si capisce bene come decide, formula il DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, l'anno scorso aveva già derubricato la pedofilia a orientamento sessuale. Per qualche mese nessuno si è accorto, e noi abbiamo già avuto nella storia dell'umanità la pedofilia sdoganata, no? Poi qualcuno in realtà si è accorto, è successo un po', l'associazione ha dovuto fare marcia indietro,
e ha rettificato, e a questo punto ha dovuto derubricarlo da patologia a disturbo mentale, no? E la motivazione qual è stata? Che è ancora, i tempi non sono ancora maturi. Ma guarda, è stato il 31 novembre, sì, no, parliamo del 2013, è successo questo, perché il 31 novembre 2013 ha dovuto rettificare, e quindi da malattia a disordine, ma non ancora orientamento, perché i tempi sono maturi, quindi vuol dire che tra poco, quando saranno maturi i tempi, è solo questione appunto di attendere un pochettino, ma siamo decisamente in quella direzione, non c'è dubbio, anche perché è lo stesso percorso che ha fatto l'omosessualità, cioè da patologia a disordine e poi a orientamento sessuale. La stessa cosa capiterà per la zoofilia, chi lo sa, per la necrofilia. Poi guardate che comunque all'abisso non c'è mai limite, perché uno dei prossimi passaggi dopo il gender, in questo tentativo di distruggere e destrutturare la famiglia, sarà probabilmente la discussione del disegno di legge 1155 depositato in Commissione Giustizia del Senato, cioè la depenalizzazione dell'incesto, che è la picconata finale alla famiglia. Quindi noi stiamo precipitando verso un baratro dal punto di vista antropologico che non ha fondo, e la cosa incredibile è che questo avviene, come diceva Giorgio Gaber, mentre la gente giocava a carte e cantava nei bar. Questa è la tragedia, che nessuno si sta accorgendo di quello che accade, nonostante tra l'altro le autorevolissime denunce come Papa Bagnasco, i papi sinodali, soprattutto il mondo cattolico dorme di un sonno profondo, sembra di rivivere i tempi dell'anticristo di Soloviev, un bellissimo libro che consiglio a tutti anestetizzati così. Volevo sentire Paolo che ne pensa di tutto questo. Dunque, diciamo che io in linea di massima sono d'accordo con l'avvocato Amato, diciamo salvo per una leggera diversità di punto di vista. Cioè io sono d'accordo col fatto che ciascuno abbia il diritto di sentirsi come vuole, no? Quello che non sono d'accordo è l'imposizione che vorrebbero fare e educare i bambini a quello, perché, e su questo mi trovo d'accordo con l'avvocato, che cioè, la differenza uomo-donna non si può cancellare. Poi, tra gli opposti estremi, tra il macio estremo e la donna, tutta femmina, degli archetipi che ci abbiamo, c'è tutta una varietà in mezzo, ma è comunque l'eccezione. Quindi la cosa che vogliono fare è introdurla quasi a forza, e la cosa che a me mi ha sconvolto in quel documento le linee guida per gli educatori, che è stato siglato, ci ho fatto anche un articolo su questo, adesso non mi ricordo esattamente, è una linea guida dell'OMS redatto da un gruppo di studio, mi pare tedesco se non mi ricordo male, dove c'è l'educazione sessuale anche a 4 anni, a 6, a 7, a 8, in cui si dice che è normale l'omosessualità, è normale il rapporto anale, è normale di tutto, e devono anche provare, cioè l'educatore deve anche far provare ai bambini tutto questo, perché li deve mettere in condizioni di capire una possibile sessualità alternativa. Cioè tutto questo, il problema è prevalentemente pratico, perché la maggior parte degli operatori non ha assolutamente la preparazione per fare educazione sessuale ai bambini, quindi è uno sdoganamento della pedofilia nella scuola e uno sdoganamento delle peggiori perversioni che si potranno comunque riversare su questi bambini. Poi io vedo il problema molto in chiave storica, insomma, oltre che solamente sul piccolo particolare. Questo secondo me è un attacco potentissimo della massoneria internazionale al potere che la Chiesa Cattolica ha avuto per secoli, e quindi nulla di meglio sul potere che la Chiesa ha cercato di esercitare per secoli, che adesso sta perdendo sempre di più, che sferrare una
una lotta di questo tipo, che è come un'ascia che si abbatte su un albero, lo tronca in due, quindi c'è lo sfaldamento totale dei valori tradizionali, ed è il motto massonico, no? Ordo ab caos, quindi creeranno il caos nella società, da cui poi dovrà essere portato un nuovo ordine. E io la vedo molto in questa chiave, e purtroppo, come ha detto l'avvocato Amato, la gente dorme, la gente non si informa, la gente non gli interessano queste cose, e quindi purtroppo c'è solo da rimanere a guardare e vedere che cosa succederà nello sfascio della società che sta avvenendo, insomma, a tutti i livelli, non solo a livello di sfascio della famiglia, di sfascio dei ruoli tradizionali, ma stiamo vedendo quello che succede anche nell'economia, nella giustizia. Poi voglio dire, siamo colleghi, io mi sono cancellato all'albo a dicembre, ma insomma ci possiamo ancora dire colleghi, e sappiamo come funziona la giustizia, cioè un funzionamento che non esiste, perché non funziona quasi nulla, insomma. E però non so, io rimango un po' come osservatore neutrale, perché mi rendo conto che opporsi a questa cosa è quasi impossibile. L'unica cosa possibile è informare, quello io cerco di farlo, quello lo fa anche l'avvocato Amato, anche se lui mi sembra più battagliero di me, insomma. E soprattutto, diciamo, credo che lui creda ancora nella possibilità di una lotta e di una reazione, ma io credo che la lotta e lo scontro sia quello che certi poteri vogliono, e io quindi cercherò di non cadere in questa trappola, perché quello che vogliono è lo scontro tra fazioni diverse, quindi l'omosessuale contro l'eterosessuale, chi crede nella famiglia con chi vuole, contro quelli che vogliono la disgregazione, i pedofili contro i normali, e così via. Questo solo su quel piano lì. Volevo chiedere sempre all'avvocato, nella scuola italiana come questa cosa viene introdotta, questa teoria? Si è detto tutto il contrario di tutto su questo. Ma molto, molto, in maniera molto semplice. Ci sono diverse iniziative, come ad esempio il gioco del rispetto, una delle iniziative che è stata introdotta a Trieste in 45 scuole materne, in cui appunto i bambini venivano vestiti da bambini e si sperimentava proprio sul gender. Tra l'altro la vicenda è finita persino in Parlamento, c'è stata un'interrogazione parlamentare, c'è stata una discussione, e la cosa della questa vicenda qui della, tra l'altro prevedeva il gioco del rispetto anche esplorazioni dei corpi di bambini e bambine. A me interessa il discorso dei giochi questo genere. Era un pacchetto proprio con linee guida, esempi, giochi, molto ben fatto, ed è interessante, io lo cito sempre tutte le sere, il fatto che in questa vicenda abbia sollevato un aspetto che noi stiamo sottovalutando, cioè invito tutti i radioascoltatori a leggere l'articolo che l'imam di Trieste ha scritto su civiltà islamica, su questa cosa è veramente molto significativo, in cui condannano senza appello questo tentativo di introdurre la teoria gender, che per la dottrina islamica è lontanissima, anzi citano il Corano, gli hadith del profeta Muhammad, ed è bisogna stare attenti, perché anche su questo io forse l'atteggiamento più intelligente è discutere con queste persone, non denunciarli o offenderli come truffatori, come ha fatto il ministro Giannini. Io ci discuterei con questi, che sono tra l'altro gli islamici più moderati, perché la cosa stupida da fare è non riconoscere il problema. Cioè, la scuola attualmente è un corpo sano, diciamo al 90%, forse di più, no? Ci sono alcuni aspetti patologici, come questa iniziativa o i famosi libretti gender, eccetera, e bisogna stare, la cosa più intelligente da fare sarebbe quella di prendere atto di questa cosa e eliminarli, cioè spiegare come si
sintesi, è come se ci fosse una cellula tumorale in un corpo sano. Allora tu, se sei così, la preoccupazione dovrebbe essere quella di estirpare questa cellula, perché non fai un buon servizio a un malato di tumore che rischia di andare in metastasi se gli dici sei sano come un pesce, non c'è nessun problema. Non glielo fai. È molto più intelligente dire no, guarda, qui c'è una cellula tumorale, vediamo come asportarla. E allora anche questo, a noi sarebbe piaciuta molto per esempio una circolare del ministro in cui si diceva, si prendeva atto di queste iniziative patologiche, fortunatamente limitate, come il gioco del rispetto, i libri gender, tutto quello che c'è, e un impegno del ministro che ci spiegava come intendesse eliminare questa cosa dall'attuale scenario scolastico e quali iniziative intendesse adottare perché questa cosa non si ripetesse più. Una circolare così avrebbe certamente tranquillizzato i genitori. Invece dire che questa cosa non esiste, anzi, chi osa sostenerlo è un truffatore e per cui viene minacciato addirittura di azioni legali dall'avvocatura dello Stato, e non mi sembra molto intelligente come atteggiamento. Non, davvero non mi sembra molto intelligente, anche perché purtroppo la realtà è che è vero, sono sperimentazioni limitate, patologiche eccetera, ma attente, perché se non le fermi, se non le riconosci, se le neghi, dopo questa cellula tumorale rischia di andare in metastasi, si sta diffondendo come il libretto nei panni di Zaff, che io invito tutti i radioascoltatori a leggere. È un libricino totalmente, non c'entra niente l'omosessualità, totalmente gender, puramente esclusivamente gender, no? Era partito nella scuola Mommo, piano di Mommo di Lucca, distribuito tra l'altro come materiale didattico gratuito alla provincia di Lucca, sta dilagando in tutta Italia. Ma quella è la storiella del bambino che si può sentire avvocato e principessa quando vuole, cambia, poi quello è veramente gender puro, è devastante quel libricino lì, e si sta dilagando. Allora ha ragione il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che questo libro l'ha buttato fuori dalle scuole, o ha ragione la ministra Giannini che dice che il libro lì non esiste, nelle scuole non c'è, insomma non ci sono libri generi nelle scuole. Secondo me è molto un approccio più razionale e utile è quello di prendere atto di cosa sta accadendo, perché anche qui il silenzio è la condivenza. Ti chiedo l'ultima cosa, se quello che diceva prima Paolo, no, di questo può essere letto anche come lo scontro, come un attacco della massoneria verso la Chiesa. No, io l'ho detto già all'inizio, io ho aggiunto che secondo me il mostro ha tre teste, non soltanto la massoneria ma anche il mondialismo e i neomalthusiani. Attenzione ai neomalthusiani, non sottovalutateli, perché anche loro hanno un certo qual ruolo in tutta questa, in questo scenario, per cui giocano anche loro una partita interessante come i mondialisti, per cui non c'è dubbio, siamo all'attacco finale, precipitando verso il grande caso. Scusate, ma io ho fatto un esempio prima quando ho parlato del disegno di legge 1155 depositato in Commissione Giustizia del Senato, quello che praticamente legalizza l'incesto. Ma se non andiamo verso il caos lì, abbiate pazienza, ma è sintomatico, fra le tante aberrazioni, perché ce ne sono tante, il suicidio assistito, l'eutanasia, perché ho preso quello, la pedofilia, ma questo è peggiore, perché attenti, l'incesto è stato è un tabù in tutte le epoche, in tutte le civiltà, dagli aztechi, dai cinesi, gli africani, gli eschimesi. Perché? Perché è il passaggio dall'uomo animale all'uomo sociale, cioè dalla natura alla cultura, cioè dall'essere umano che come pura biologia all'essere umano sociale, cioè è il passaggio della civiltà, è fondamentale. Mettere in discussione il tabù dell'incesto vuol dire tornare al caos primordiale, cioè l'uomo animale, veramente distruggiamo la società. Ha una valenza antropologica e sociale che è incalcolabile, e noi siamo riusciti a farne un disegno di legge bello, presentato in commissione, si discuterà, che probabilmente, cioè,
ma capiamola, che questo è davvero l'attacco finale al grande Cassa. Ha ragione, perfettamente, perfettamente ragione. Scusa collega, ma l'incesto quando... in realtà è già legittimo, perché già dal codice Rocco è punito solo se c'è la condizione di punibilità del pubblico scandalo. Addirittura poi c'è tutta una letteratura, no, in specifica, che dice che siccome l'incesto è punito solo perché c'è il pubblico scandalo, e siccome il pubblico scandalo prescinde dalla colpevolezza, mi scuso con gli ascoltatori se sto parlando in termini tecnici, ma qui è necessario per essere veloci e per avere una risposta veloce dall'avvocato Amato. Quindi c'è qualcuno che dice: siccome il pubblico scandalo prescinde dalla colpa, e quindi è una responsabilità oggettiva, quindi è incostituzionale, e quindi va espunta dalla norma, e già quindi alcune sentenze espellono dalla norma questa parte, quindi sostanzialmente non puniscono l'incesto, perché il pubblico scandalo non dipende dalla volontà della persona, quindi è una forma di responsabilità oggettiva. Quindi, riassumendo, sì, l'incesto è legale tutto per l'ordinamento attuale, ed era legale anche 50 anni fa, e l'unica condizione di punibilità è che dia pubblico scandalo. Cioè, se io non do pubblico scandalo posso fare quello che voglio. No, adesso invece col disegno di legge, che io invito tutti a leggere, siamo proprio all'apoteosi. Non c'è bisogno più di niente. Cioè, loro dicono non bisogna, bisogna distinguere tra il peccato e il reato, quindi ciò che moralmente non è riprovevole non può essere considerato giuridicamente. Lì c'è la legalizzazione piena, sono 3-4 articoli, quindi andiamo oltre la situazione. Cioè, è il colpo, la picconata finale di un'operazione che già ha ragione, già è datata, nel senso non è una novità, è l'ultimo colpo, l'ultimo piccone. E quindi anche su questo, però, torniamo al ragionamento di prima, siamo nel silenzio più totale. La cosa che sconvolge è come tutto ciò accada così nell'indifferenza generalizzata. Anzi, mi vengono sempre in mente le parole di San Pio X, 13 dicembre 1908, quando disse che la forza principale dei malvagi è la viltà e la debolezza dei buoni. E tutto il nervo del regno di Satana sta nella fiacchezza dei cristiani. Questa è la verità. Cioè, non bisogna temere i malvagi, perché quelli si conoscono, il nemico è il sonno dei buoni che fa paura. Io ringrazio molto Gianfranco Amato, che è stato in nostra compagnia, Giuristi per la Vita. Grazie, e ci risentiremo in futuro. Grazie. Bene, saluto a tutti. Grazie, ciao collega. Bene, andiamo avanti e tra poco continuiamo la nostra notte. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo. Oltre che il potere vuole il tuo dolore, e dovrai soffrire, e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, chi ha creato il mondo? Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti, equilibristi, terroristi, padroni del mondo, peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate
fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura, chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura, chi comanda il mondo? Torre di Babele, Torre di Babele, chi ha creato il mondo? Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo. Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Bentornati cari spettatori di Border Nights. Questa sera torneremo a parlare di cinema in relazione anche alle vicende di Roma, Mafia Capitale. Vi presento un bel film che è uscito ad ottobre di Stefano Sollima, dal titolo Suburra, e lo dedico provocatoriamente a chi non ha mai amato l'ex sindaco Marino, coloro che illusoriamente aspettano l'uomo della provvidenza senza capire che da oggi tornerà quel clima politico ben rappresentato dal film in questione. La Suburra, Subura dal latino suburbe, era un vasto e popoloso quartiere dell'antica Roma, situato sulle pendici dei colli Quirinale e Viminale. Poiché la popolazione della parte bassa del quartiere era costituita dal sottoproletariato urbano, che viveva in condizioni miserabili, benché affacciata su un'area monumentale di servizi pubblici, il termine suburra ha ancora, nel linguaggio comune, il significato generico di luogo malfamato, teatro di crimini e immoralità. L'impianto narrativo e le storie che si inseguono e si intrecciano sono notevoli e vanno a plasmare il castello di carte su cui regge l'intera vicenda. È ben scritto e tratto da un romanzo di De Cataldo, persona informata su certi fatti e che si prende il lusso di romanzare verità valide per tutte le stagioni. Ci sono diverse sottotrame ed è basato su una sorta di cosmo dove tutto ciò che si muove innesca dei processi di causa ed effetto su altri piani ed il microcosmo si riflette sul macro e viceversa. Alle dimissioni di un papa ne consegue un passaggio di consegne tra mafie e diverse lotte intestine tra criminalità, come per dire che ad un battito di ali ne derivano tsunami,
Come nel macromondo esiste una lotta intestina tra portieri forti interni del Vaticano, nel micromondo esistono guerre fratricide per guadagnarsi e dannettersi territori di conquista. È questo l'impianto narrativo analogico e per certi versi junghiano scelto dagli autori che, descrivendo una Roma capitale mafiosa, la inseriscono in un non tempo, come per affermare che ciò che succede e che vedremo nel film è sempre successo e sempre succederà. Da lì i meriti successivi di aver profetizzato Roma mafia capitale, parlando di una Roma precedente a quella veicolata oggi dai media sugli scandali recenti, ma anche una profezia sull'attuale pontificato di Bergoglio che pare aver vita breve a causa dei tanti nemici dell'Opus Dei e del conservatorismo vaticano. È una Roma metafisica fuori e dentro il tempo e fuori e dentro il Tempio, che è sempre esistita come ci preannunciano i trailer, svelandoci il nome dell'opera ed il suo significato interno. Un po' a voler indagare attraverso vicende a noi note e verosimili come l'egregora del potere sia una fiamma eterna, da sempre alimentata da coloro che la bramano. Il potere è circolare, muoiono i suoi sacerdoti, ci sono passaggi di consegne, ma esso rimane immutabile per millenni. Ad ogni cosa ne corrisponde un'altra che invade e condiziona lo spazio vitale di altri piani di potere, come fossero tante bucce di cipolla oppure una matriosca. L'equilibrio tra macro e micro, le loro contaminazioni, le loro invasioni di campo reciproche si espandono anche sullo stile dell'opera filmica, dove coesistono tranquillamente cinema alto e cinema basso, fumetto, fiction, cinema d'autore, cinema popolare, cinema visionario accompagnato da un ottimo montaggio moderno ed incalzante. Una buona regia grazie anche all'ottima recitazione degli attori più sconosciuti, a parte il solito ottimo Elio Germano, come Alessandro Borghi, già visto in Non essere cattivo, e in tanti altri attori e attrici minori, perfettamente dentro la parte. Buona visione. Un saluto da Maestro di Dietrologia. Timeless.
E questa sera andiamo anche a ritrovare un nostro storico amico ricercatore, che è Alessandro De Angelis, che è davvero incessante nelle sue ricerche e sta per pubblicare un altro libro a brevissimo. Intanto ciao Alessandro. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Paolo. È rimasto con noi Paolo. Ciao Paolo, perché sei sempre lì, non è inutile risalutarti. Ciao, un'altra Fabio. Volta. Ciao, sì, Alessandro. Risalutiamoci, sì, tanto va bene. Allora, Alessandro, diciamo che è un po' un... ci sono continui colpi di scena ogni volta che presenti una nuova scoperta, una nuova ricerca. Vogliamo, ecco, sintetizzare dove sei arrivato e poi ci parli poi di quello che accadrà con questo nuovo libro. Sì, siamo arrivati al punto che abbiamo svelato in Gesù il figlio del re Erode il Grande, che Erode il Grande aveva nominato suo successore al trono e quindi al regno di Israele, e a Maria, terza moglie del re Erode il Grande, che cospirò contro il re per cercare di avvelenarlo. Fra poco spiegheremo il motivo di questa cospirazione che ci fu ai danni di Erode, per cui Erode cercava Maria e Maria fuggì in Egitto con Giuseppe. Non solo, da tutte le nostre ricerche storico-documentali, ci tengo a sottolinearlo, storico-documentali, siamo riusciti a trovare una fortissima relazione che porta a suffragare il fatto che la Maria Vergine fosse la figlia di Cleopatra, della regina Cleopatra di Alessandria, Cleopatra VII, e Giuseppe, nipote di Cleopatra VII e del triumviro romano Marco Antonio. Tra Cleopatra VII e Marco Antonio ci fu una relazione dopo la morte di Giulio Cesare. Ebbero due figli, Cleopatra Selene ed Alessandro Elios. Alessandro Eli era il padre del Giuseppe. Allora, iniziamo a dare la prima traccia del percorso, perché sono arrivato a dire che Gesù era il figlio del re Erode il Grande e Maria la sua terza moglie, per un fatto molto semplice. Ho fatto una comparazione tra tutti gli apocrifi del Nuovo Testamento, i Vangeli e gli storici dell'epoca, in particolar modo sullo storico ebreo Giuseppe Flavio, che nei suoi libri Guerra Giudaica e Antichità Giudaica ci parla della terza moglie del re Erode il Grande, nome Maria, che esattamente nel 5 avanti Cristo, ovvero nello stesso anno in cui nei Vangeli Erode cercava Maria e Gesù, tanto che Maria e Gesù fuggirono in Egitto insieme a Giuseppe, questa Maria cospirò insieme a un altro figlio del re Erode il Grande, natogli da un'altra moglie che si chiamava Doride, per cercare di avvelenarlo. Quindi i cospiratori furono Antipatro, che venne processato ed ucciso da Erode il Grande e dal governatore Varo nel 4 avanti Cristo, e questa Maria, terza moglie. Questa quando questa Maria improvvisamente, mentre su Antipatro, figlio di Erode il Grande, Flavio Giuseppe racconta tutto il processo, pagine su pagine, come si è sviluppata la cospirazione, fecero arrivare un veleno dall'Egitto e Maria poi fuggì in Egitto per cercare di avvelenare il re, eccetera, eccetera. Di Maria Giuseppe Flavio non dice più assolutamente nulla, se non che era implicata nella cospirazione, fece arrivare un veleno dall'Egitto e che i suoi fratelli confessarono. A questo punto, quando questa cosa mi ha incuriosito molto, perché mi sono ritrovato questa Maria cercata da Erode, che sparisce dai libri dello storico Giuseppe Flavio, ma me la ritrovo nello stesso periodo, nel 5 avanti Cristo, nei Vangeli, che fugge in Egitto con Giuseppe. Quindi sono andato a vedere chi era questa Maria. Bene, era della casata dei Boeto. I Boeto li possiamo associare ai Sadducei, compaiono improvvisamente insieme ai Sadducei e furono tutti quelli della famiglia Boeto dei sommi sacerdoti sotto Erode. Bene, tra la famiglia di Maria c'era Simone Boeto, padre di Maria, Lazzaro Boeto, Marta Boeto, Gesù Boeto e appunto Maria Boeto. Ora, tutti e cinque questi personaggi ce li ritroviamo tutti quanti insieme nei Vangeli, quando Gesù va a casa di Simone a Betania,
nei Vangeli viene detto Simone il lebbroso, in realtà abbiamo ritradotto dall'aramaico, la traduzione esatta è Simone il pio, anche perché i lebbrosi dovevano vivere proprio per legge almeno a 20 chilometri dai centri abitati. Quindi va a casa di Simone, ed era il padre di Maria Boeto, dove c'era Maria che unge i piedi di olio a Gesù, c'era Marta e c'era Lazzaro. Tutti e cinque i personaggi della casata dei Boeto, quindi padre, fratello, sorella e figlio di Maria nei testi di Giuseppe Flavio, ce li ritroviamo, e nella casata dei Boeto ce li ritroviamo vari vari nei Vangeli. A questo punto l'ulteriore ricerca che sono andato a sviluppare era chi era questo Gesù, chiamato anche Gesù Boeto Gamala. Questo Gesù Gamala morirà nel 68 per cercare di fermare una rivolta a Gerusalemme, ucciso dai suoi stessi connazionali arabo-idumei. E quando Flavio Giuseppe narra, quindi ovviamente si salvò dalla crocifissione, e noi abbiamo trovato prove documentali anche in questo senso dai vari apocrifi, di come Marta e Giuseppe intercedono presso Pilato, richiedono che fosse salvato, e Pilato corrompono i legionari e Pilato libera Gesù, quindi tramite corruzione. Questo fu il motivo per cui fu poi mandato a Roma Ponzio Pilato. E del fatto anche documentale che Tiberio inizialmente aveva mandato uno dei suoi messi, Icarios, a dire che fosse fatto Gesù re di Israele, perché Gesù risulta essere, dalle nostre ricerche documentali, fratello del re Erode Filippo e sposo di Erodiade. Quando morirà Filippo nel 34, quindi Tiberio, l'imperatore, manderà a dire che Gesù doveva essere il successore di Filippo, ed era giusto anche perché era il fratello, ma il re Antipa, fratellastro di Gesù, andò da Erodiade e si accordò segretamente con lei per unirsi in matrimonio con lei. Dopodiché andò dall'imperatore Tiberio per farlo recedere dalla sua decisione iniziale. Tiberio accettò e diede la terarchia di Filippo anche ad Antipa, e questo fu il motivo che scatenò una guerra tra Giovanni Battista, Giacomo, Simone, alleati di Gesù in quanto suoi parenti, contro Antipa, e che porterà all'arresto di Giovanni Battista e al taglio della testa e al processo tra Gesù e Pilato. Bene, dicevo, questo Gesù Gamala morirà nel 68. Nella descrizione della morte di questo Gesù Gamala, Giuseppe Flavio racconta tre eventi importantissimi. Uno, quando muore Gesù, Giuseppe Flavio dice che ci fu un fortissimo temporale, boati di fulmini e un forte boato di terremoto. Lo stesso episodio viene retrodatato dall'Evangelista Matteo di ben 32 anni, e quando Gesù è in croce e spirò, cosa ci dice l'Evangelista Matteo? Che ci fu una forte scossa di terremoto. Secondo episodio, subito dopo la morte di Gesù, di Giuseppe Flavio, lo chiama proprio Gesù, ci fu la morte di un altro personaggio che si chiamava Zaccaria. Bene, l'Evangelista Matteo retrodata anche questo episodio e fa parlare a Gesù della morte di Zaccaria. Il terzo episodio è l'abominio della desolazione, ovvero Gesù morirà in concomitanza con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, e Gerusalemme stessa rasa al suolo, e nel 64 ci fu il capitano delle guardie Eleazar che impedì agli stranieri di fare offerte al Tempio di Gerusalemme. Anche questo episodio è stato retrodatato dall'Evangelista Matteo e fatto mettere in bocca a Gesù, che parla dell'abominio della desolazione. A questo punto tutti i dubbi ce li siamo tolti, perché non si tratta di fare più una cinquina, di trovare cinque nomi che corrispondevano tra la casata di Maria Boeto, quindi ripeto, Simone padre, Marta e Lazzaro fratello e sorella, e Gesù figlio, che trovano corrispondenza esatta nei Vangeli, oltretutto con Erode che nello stesso periodo cerca Maria nei Vangeli, e Maria che in Giuseppe Flavio ci viene narrato cospira contro Erode
per cercare di avvelenarlo, ma comparando i Vangeli di Matteo e di Luca, cosa abbiamo scoperto? Perché la domanda che mi sono posta, ma perché questa Maria doveva cospirare contro suo marito Erode, che aveva addirittura nominato suo figlio Gesù successore al trono di Israele? Sapete bene che nella croce viene messa la scritta il re dei giudei. Per un motivo molto semplice: se voi guardate i due Vangeli in comparazione, quello di Matteo e quello di Luca, si dice che i magi vanno a Gerusalemme a portare i doni a Gesù che era nato. Matteo dice proprio esplicitamente che era nato, e lo pseudo Matteo ci dice che era, ci dà ulteriore informazione, ci dice che era nato da 2 anni. Ovviamente il re Erode era un re arabo, e quindi ci sta che altri re avessero mandato dei doni al re Erode per suo figlio Gesù che era appena nato. Ma quando arrivano da Erode, Erode all'udire queste parole, quindi Erode era presente davanti ai magi, dirà che Gesù non c'è, è fuggito, e tant'è che i magi lo troveranno poi a Betlemme. Adesso, se andiamo in Luca, che cosa notiamo? Che quando i magi, prima Maria va da Elisabetta, sua cugina, e sente sul grembo della pancia di Elisabetta il bambino che salta dentro la pancia, e a distanza di 6 mesi sappiamo che dopo la nascita di Giovanni Battista nasce Gesù. Ma dopo che è stata da Maria e si fermerà 3 mesi da Maria, da Elisabetta, Maria andrà a Betlemme ed è lì che incontra i magi. Ma se Gesù era già nato e Maria si trovava incinta in quel momento, perché ancora doveva partorire Elisabetta, allora di chi era incinta Maria? Bene, era incinta di Giacomo il Giusto, nato da una relazione. Portiamo anche in questo caso tutte le fonti documentali, come la seconda Apocalisse di Giacomo ed altri documenti. Giacomo il Giusto, nato appunto da una relazione tra Giuseppe e Maria, tant'è che in un passo della seconda Apocalisse di Giacomo, quando Gesù va a casa di Maria, c'è anche Giacomo e gli dice: salve fratello mio. E Maria dice a Giacomo: non ti stupire che ti chiama fratello mio, perché voi due foste entrambi allattati dal mio stesso seno. Solamente che Giacomo il Giusto nasce da una relazione tra Maria e Giuseppe, mentre Gesù era nato da una relazione da un matrimonio tra Maria ed Erode il Grande, da cui nacque il tetrarca Filippo e Gesù. Adesso andiamo al passo successivo, perché se voi andate a vedere nei Vangeli sotto la croce di Gesù non c'è la madre di Gesù, né sotto la croce né durante la sepoltura, la deposizione al sepolcro, né durante la resurrezione, ma compaiono altre Marie, una Maria Maddalena e poi una Maria di Cleopa. Ora, questa Maria di Cleopa vuol dire Maria di Cleopatra. Come è possibile che la madre di Gesù non sia presente sulla crocifissione quando Gesù è in croce? Uno potrebbe pensare: ma forse non aveva lo stomaco per reggere a un figlio crocifisso, inchiodato, eccetera eccetera. Innanzitutto non fu inchiodato, e San Paolo ci dice che fu semplicemente appeso al Paolo, ma che poi non vada neanche nella deposizione al sepolcro non ci sta proprio. Infatti, in un altro passo, che cosa dice Maria Vergine? Dice che lei è della città di Magdalia e si chiama Maria Maddalena di Cleopa, ovvero di Cleopatra. E in più di un passo è lei stessa che ci svela che Maria di Cleopa è la Maria madre di Gesù. Quindi questa Maria in realtà c'era, ecco perché questa discrepanza che si poteva notare apparentemente tra le donne sotto la croce, tra i vari, mettendo in comparazione i 4 Vangeli canonici. Maria di Cleopatra, a questo punto mi è venuto un po' un dubbio, dico: ma perché questa Maria si doveva
usa il matronimico Cleopatra invece che il patronimico, ovvero era figlia di Simone Boeto e magari si poteva chiamare Maria Boeto, perché ovviamente Cleopatra è la regina d'Egitto ed era un personaggio molto molto importante. Sappiamo che Cleopatra VII portò a Roma sotto Giulio Cesare il culto di Iside, nell'88 poi attecchirà questo culto e nei primi due secoli era presente in tutto il Mediterraneo. Dopodiché, quando il cristianesimo fu imposto, molte chiese, molti templi del culto di Iside vennero riadattati al culto di Maria e al culto delle Madonne Nere. Tante Madonne Nere che rappresentavano Iside ed Horus sono state addirittura sbiancate poi per riadattarle al culto di Maria Vergine. Citiamo ad esempio nella cattedrale di Notre Dame, ma in tantissime chiese in Italia, in Spagna e soprattutto in Francia troviamo questo culto delle Madonne Nere. Adesso, se noi andiamo a vedere i Vangeli, cosa dice Giuseppe? Nella genealogia Giuseppe viene detto figlio di Eli. Eli vuol dire sole. E Giuseppe in realtà era il figlio di Alessandro Eli o Elios, figlio del triunviro romano Marco Antonio e di Cleopatra. Ora, se Maria era la figlia di Cleopatra, vuol dire che, siccome Flavio Giuseppe ci dice che era figlia del sommo sacerdote Simone Boeto, che Cleopatra doveva aver avuto una relazione con Simone Boeto. A questo punto siamo andati a ricercare tutti i documenti storici degli storici dell'epoca e abbiamo trovato in Appiano, in Strabone ed altri cosa? Nel 42 avvenne la battaglia di Filippi, ovvero la battaglia di Bruto e Cassio contro Marco Antonio e Ottaviano. Sappiamo che vinse Marco Antonio ed Ottaviano. In seguito a questa vittoria, Marco Antonio chiamò a Tarso, pensate un po', proprio a Tarso, dove veniva Paolo di Tarso, Cleopatra e Boeto, il padre di questo Simone Boeto, che era di Alessandria d'Egitto. Simone Boeto, padre di Maria dei Vangeli e Maria Boeto, che fece arrivare un veleno dall'Egitto e in Egitto fu girato, può essere stata scoperta da Erode. E questo dopodiché fecero il viaggio insieme a Tarso e per ritornare poi ad Alessandria d'Egitto insieme. Quindi probabilmente Simone Boeto era uno dei sacerdoti del culto di Iside di Cleopatra ed ebbe con Cleopatra una relazione da cui nacque proprio Cleopatra, Maria chiamata di Cleopatra proprio nei Vangeli. Quando Gesù venne crocifisso, che cosa disse? Eli, Eli, perché mi hai abbandonato? Ma Eli vuol dire sole. Come poteva Gesù chiamare a sé il sole invece di dire mio Dio? Perché il termine tradotto dall'aramaico è ilal, quindi non poteva chiamare assolutamente, chiamava in questo caso Eli suo padre il sole, ed è un'incongruenza, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se andiamo a vedere la Yeshua Toledat, che cosa ci racconta? Ci racconta di Giuseppe Pantera, che conobbe Maria, era un legionario, e se identifichiamo questo Giuseppe con il nipote di Marco Antonio, sappiamo che Marco Antonio era un triunviro romano e quindi ci sta. E praticamente da lui riprenderà il nome, figlio di Alessandro Elios, nato da Marco Antonio e da Cleopatra, quindi per questo Giuseppe Eli, figlio di Alessandro Eli. Bene, in questa Toledot Yeshua viene detto: Maria era scritta dagli ebrei nel IV secolo per cercare di raccontare la vera storia, perché non potevano raccontarla normalmente, in quanto il culto del cristianesimo aveva preso piede, avrebbero avuto dei problemi ad andare ad attaccare il culto dei cristiani. Dopo sappiamo che Teodosio distrusse tutti i templi pagani.
viene detta che Maria si chiamava Maria Stada, ovvero Maria, stiamo parlando della Maria dei Vangeli, Maria Stada vuol dire colei che abbandonò, e chi abbandonò, abbandonò proprio Erode per Giuseppe. E Pantera, Giuseppe Pantera, e anche Gesù viene chiamato Gesù Pantera, è l'associazione di due nomi, Pantea e Ra. Ora Iside, nella sua leggenda, quando divenne adulta, venne chiamata proprio Pantea, dea di tutte le dee. E non solo, siccome alienò a sé tutti i poteri del dio Ra, venne chiamata anche Ra, Ra femmina. Da questo, Pantea, Ra, nacque il termine Pantera. Non so se è riuscito a seguire un po' tutto quanto. Sì, siamo agli sgoccioli del tempo. Volevo sentire, allora lascio la parola un a Paolo. Sì, volevo sentire Paolo. A Paolo. Quale può essere l'importanza di queste, di questi nuovi sviluppi? Guarda, gli studi di Alessandro e Alessio sono sempre importanti, e si inseriscono nel complesso degli studi su Cristo, che per fortuna da qualche decennio è possibile studiarla come figura. Un tempo sarebbero stati messi a rogo padre e figlio, insomma, fino a qualche decennio fa. Io personalmente devo dire, però, non ho seguito benissimo tutta la genealogia, i nomi, eccetera, cioè mi perdo un po' perché è troppo tecnico per me, cioè io sono ad un livello di approfondimento inferiore, insomma, rispetto a quello loro. Mi è interessato molto la parte in cui, cioè quella mi ha colpito molto, la parte in cui diceva di Eli, che ci sarebbe da riflettere molto effettivamente, e visto che tra l'altro Cristo... Aspetta, scusami Paolo, mi sono scordato una cosa importantissima su questo Eli. Noi dai Vangeli che cosa sappiamo? Che chi andò a chiedere a Pilato il corpo di Gesù fu proprio Giuseppe di Arimatea, perché aveva comprato una tomba lì ad Arimatea. In questo caso come diventa spiegabile la questione? E Gesù fu appeso al palo, Giuseppe era andato a fare queste trattative con Pilato per farsi dare il corpo di Gesù affinché fosse liberato con Gesù ancora vivo, e Gesù, non vedendo arrivare Giuseppe, e abbiamo trovato i passi dove corruppero Pilato e i legionari e questi liberarono Gesù, Gesù chiama Giuseppe chiamandolo col suo epiteto, Eli, Eli, perché mi hai abbandonato? Perché non torni? Mi hai abbandonato qui sulla croce? Capisci come... Puoi andare avanti, scusami l'interruzione. Niente, no, volevo solo dire, in realtà avevo finito, volevo dire che questa è una parte molto interessante su cui rifletterò. Il resto, devo dire, lo dovrei leggere con calma e rifletterci con molta calma, perché da un'intervista così purtroppo non riuscirei neanche a riassumere, insomma, il tuo intervento. Allora, volevo chiedere ad Alessandro, in conclusione, questo libro quando uscirà? Guarda, penso sarà acquistabile sicuramente entro la fine di novembre. Il titolo del libro è L'ultimo faraone, Erode Gesù, la discendenza reale del sangue di Cristo. Bene Alessandro, io ti ringrazio di essere stato con noi e alle prossime occasioni. Ciao a te, ciao a Paolo e a tutti i nostri radioascoltatori. E ce ne occupiamo con uno dei protagonisti di questa vicenda, che è Zeno Tavaglione. Ciao Zeno. Ciao. Allora, riassumiamo brevemente quello che è successo. Il 17 agosto del 2013 viene trovato nel suo appartamento a Milano il corpo di Emma, la tua ex moglie. Sì. E ufficialmente è stato detto che è morta per un arresto cardiaco, ma non si conoscono le cause di questo arresto. Quindi ci puoi brevemente illustrare quello che è successo? Sì, beh, ti saluto, ti ringrazio dell'accoglienza e saluto i nostri ascoltatori. E la vicenda inizia nel modo più tragico e più banale possibile. Viene trovato un cadavere in un appartamento a Milano, cosa tutt'altro che insolita, anzi è una situazione abbastanza ripetuta, solita,
E viene trovato questo cadavere perché i vicini si lamentano del fetore che emana dall'appartamento, vengono chiamati i vigili, arrivano al secondo piano con le scale, eccetera. E si trova un povero cadavere scheletrito. E quindi da qui parte poi un'indagine contro ignoti. E poi c'è l'autopsia che non dà segnali, non dà nessuna certezza, perché in realtà non viene identificato nemmeno la causa cardiocircolatoria, anzi si constata che la persona è deceduta, ma non per motivi cardiaci, non per infarto né per ictus. Ecco, praticamente in casa si trovano delle ricette di un medico, del medico di base della evangelista di mia moglie Emma, e da qui inizia questo percorso di indagine per identificare le cause del decesso. La cosa più singolare che avviene è questa. Quando io arrivo nell'appartamento, apro le imposte e si precipitano in casa uno sciame di insetti, di mosche, che vanno sul luogo dove era stato trovato il cadavere e immediatamente dopo schiattano. Per cui in casa si crea una specie di tappeto di migliaia di insetti morti avvelenati. Questo fa pensare appunto a un possibile avvelenamento di Emma. Questa è una cosa del tutto insolita, no? I due segnali insoliti sono lo stato di decomposizione estrema del cadavere. È irriconoscibile, no? Ci sono solo le ossa, non c'è più niente, non c'è nulla che si possa riferire alla persona. In più c'è questo secondo fenomeno, terribile da vedere, no? Questo tappeto di mosche morte improvvisamente, avvelenate, no? A pancia in aria. Questi due elementi mi inducono no? Mi preoccupano, mi allarmano. Per cui io vado a chiedere informazioni al medico di base, no? Di cui ci sono rimaste sul tavolo le ricette della visita che lo stesso ha fatto alla Emma, le ha fatte lo stesso giorno del decesso. E qui mi trovo di fronte a un'altra sorpresa. Mi trovo di fronte a un individuo che per circa un'ora, durante il suo orario di visita, mi tiene al telefono per un'ora, raccontandomi le cose più strabilianti della persona, che lui descrive come una persona provocatoria, aggressiva, minacciosa, manipolatoria, come se questa persona avesse verso di lui avesse con lui un rapporto molto conflittuale. E la cosa, l'ultima sorpresa di questa lunghissima telefonata, è che il medico dice di non averla vista da mesi. E quando gli contesto il fatto che in casa ci sono le sue ricette nel giorno del decesso, questo signore mi chiude il telefono sulla faccia e la telefonata finisce che lui dovrebbe andare a integrare il suo verbale rilasciato ai carabinieri, dovrebbe andarlo a integrare con le cose che ha dimenticato e che ha ricordato durante la telefonata con me. Così ci lasciamo. Ecco, questa E è poi si la scopre scena. anche che Emma, prima nei giorni, nelle settimane precedenti al decesso, aveva parlato al telefono con lo stesso numero per circa 80 ore. Sulla bolletta telefonica di Emma, l'unica che io ho potuto
verificare, perché evidentemente i tabulati telefonici non sono alla mia portata, dovrebbe essere così, no? Dovrebbe risultare evidente ad un'indagine della magistratura. C'è una montagna di telefonate intercorse tra Emma e il medico, sia sull'utenza fissa che sull'utenza mobile. E poi succede che invece sotto processo ci finisci tu. Eh già, e questo è l'aspetto tragicomico della situazione. Quando io gli ricordo al medico la sua promessa di integrare il verbale rilasciato ai carabinieri, e quindi lo esorto a fare quello che mi ha promesso, il medico non lo fa, se ne guarda bene dal onorare la promessa che mi ha fatto, e a un certo punto mi denuncia per molestie telefoniche. E quindi in questo modo pensa di essersi messo al sicuro, no? In questo modo lui, scaricando su di me la colpa delle mie cosiddette molestie, e lui pensa di farla franca, cioè lui che cade in una serie di errori di comportamento del tipo il giorno dopo il decesso di Emma, lui sparisce da Milano. La mattina successiva, il 6 agosto, lui va in ferie, prende un sostituto medico nel suo studio e lui si eclissa. Poi cosa accade? Che ne fa, ne combina un'altra. Durante le sue vacanze, 3 giorni prima di Ferragosto, il 12, ritorna dietro la porta dell'appartamento di Emma e lì infila sotto la porta un'altra ricetta in cui dice: cara signora, io sono venuto, lei non c'era, e buonanotte, senatori. Quindi se fosse mai andato dietro l'appartamento per la gravità della patologia di Emma, minimo avrebbe dovuto avvisare il sostituto, non so, il 118, qualcuno. Invece lui fa l'ognori, lui va dietro la porta, si costituisce ancora un alibi con questa ricetta che nessuno gli ha chiesto, nessuno gli ha chiesto una visita perché lui era in vacanza, e quindi lui ne combina un'altra, rilascia un'ulteriore ricetta che poi sarà trovata dai vigili del fuoco quando entreranno dalla finestra, e così secondo lui si è messo al riparo da ogni contestazione, insomma ha depistato l'attenzione, ha cancellato le tracce del suo operato, chiamiamolo così. E poi ha denunciato te per molestie telefoniche, e quindi quali sono le novità degli ultimi tempi, delle ultime novità? Dunque, insomma, le novità sono, confermano terribilmente il mio sospetto, perché nell'udienza di lunedì scorso, 2 novembre, sono stati citati come testimoni sia il medico, sia la moglie, sia i due figli. E quindi quando gli è stato contestato la sua bugia che non avrebbe visto Emma da qualche mese, gli è stata contestata questa circostanza alla luce della ricetta, della sua stessa ricetta che gli è stata presentata, che lui ha riconosciuto come propria. Quando gli è stato detto: ma questa ricetta è vero che è la sua, firmata da lei in data 5 agosto, nonostante lei dica che non ha incontrato la paziente da aprile? E lui ha detto: sì, è mia. E l'evidenza era che la grafia, la data, la carta l'intestazione della ricetta era la sua. Quando gli è stato chiesto dal giudice e dal pubblico ministero che cosa ricordava, quali erano i suoi ricordi in merito alla visita domiciliare, e lui ha detto che non ricordava nulla.
lui ha detto che aveva perduto completamente la memoria e quindi questo smemorato di via Giambellino si è ritirato dietro questa difesa assurda, questa difesa irreale. L'ultimo spettacolo del tribunale è stato quello in cui i familiari hanno sconfessato le sue dichiarazioni. Lui ha affermato di non essere presente dal 6 agosto in poi, invece sia la moglie che i figli hanno parlato che le vacanze sono state fatte in tempi diversi e quindi la contraddizione è che lui ha creato questa concatenazione di eventi pensando di darsi per assente. Invece sia la moglie che i figli dicono che le cose non stanno come dice lui, e in realtà era presente a Milano anche il 6 agosto, eccetera. Ecco, questa cortina fumogena che ha creato per nascondere le sue responsabilità, insomma, è crollata miseramente alla luce delle contraddizioni che sono emerse dall'ascolto di tutti i testimoni. E secondo te qual è il movente? E il movente, beh, considerando, io parto dall'ultimo effetto che ho ravvisato, considerando la violenza con cui mi ha presentato il comportamento di questa donna, che era persecutorio, dice lui, nei suoi confronti, e che cosa posso dedurre? Che il conflitto è nato da parecchio tempo, Emma era sua paziente da 14 anni, quindi il tempo di maturare un conflitto di una donna che si era isolata dal mondo e che per le sue patologie così minime, in fondo dipendeva da questo medico. E questo rapporto conflittuale può essere nato, non lo so, dal fatto che per esempio questo medico richiedeva un compenso al di fuori delle sue prestazioni, diciamo, di medico di base, tant'è vero che Emma ha addirittura acceso un mutuo per poter far fronte a queste richieste. Altri rapporti personali, io so che Emma mi aveva confessato un anno prima che era andata in rotta di collisione con un medico che adesso ha tutte le caratteristiche di essere questo medico attuale, insomma. Le cause le conosce solo lui, perché ormai Emma non ce le può più raccontare, ma sono cause estremamente conflittuali per i motivi più vari. L'ultima cosa importante che volevo sottolineare è il fatto che questa tua vicenda che ti ha colpito profondamente, ovviamente nella tua vita privata, ma non solo, tu l'hai diciamo utilizzata come modo per intraprendere una battaglia molto più ampia di una semplice battaglia privata. Guarda, l'esercito dei familiari che hanno un proprio congiunto ammazzato tragicamente in circostanze più o meno misteriose, questo esercito si amplia ogni giorno di più. Quindi io, dal mio osservatorio personale, dalla tragedia che è capitata alla mia famiglia, osservo questo fenomeno che dilaga. Ormai l'omicidio è diventato una perversione sociale che è sotto gli occhi di tutti, no? La televisione, i giornali non parlano di d'altro e innescano un processo senza fine, per cui questa attenzione
Dopo i primi tempi, questa attenzione del pubblico a questi eventi tragici sta creando un fenomeno di assuefazione, sta creando un fenomeno che incrementa ulteriormente questa sensibilità all'omicidio, ma nello stesso tempo lo attutisce, nel senso che ormai tutti i giorni assistiamo a omicidi assurdi, omicidi di famiglia e così via. E quindi noi siamo di fronte a un fenomeno su larga scala ormai, no? Un fenomeno di massa. Qual è la cosa più terribile da vivere? Che quando l'individuo viene incastrato in questa tragedia familiare, non può rivolgersi a nessuna istituzione, cioè non trova ascolto, non trova supporto, neanche tecnico, in nessuno. Il tribunale ormai è inflazionato di omicidi, lo so, per esperienza diretta. Se vai in un tribunale a parlare di omicidi, i giudici quasi ti ridono in faccia, insomma, no? Gli vai a portare l'ennesimo caso. Dopo che hanno una pila di inchieste da fare senza fine, a tutti gli altri livelli di attenzione non esistono, quindi l'individuo, i familiari superstiti si trovano in una situazione tragica, no? Il padre di un ragazzo ucciso ha detto ultimamente: noi familiari superstiti siamo condannati all'ergastolo. La nostra vita è stata distrutta per sempre e quando noi andiamo a chiedere giustizia, invece di avere il tempo, il sostegno per elaborare il nostro dolore, noi ci troviamo esposti ogni volta, per anni, per decenni, di fronte a una seconda vittimizzazione. Noi siamo vittime di un delitto al primo livello e siamo vittime delle istituzioni al secondo livello. Nel mio caso, dopo essermi rivolto al tribunale, perché faccio il suo mestiere, io mi sono rivolto all'ordine dei medici, da cui mi aspetto che questo medico venga sospeso dalla sua attività professionale, perché io ho detto in aula giudiziaria, ho detto questo è un pericolo pubblico, questo può ammazzare ancora. Nel frattempo che si indaga sul suo operato, sospendiamolo almeno dalla professione, visto che da 2 anni questa persona agisce a piede libero. Quindi nessuno nella tragedia in personale, privata e collettiva che stiamo vivendo, non ci sono gli anticorpi per difendersi da questa sofferenza generalizzata. Io ho scritto un libro sulla tragedia mia, di Emma, della nostra famiglia, rivolto a tutti quei disgraziati come me che dalla sera alla mattina sono incappati in una tragedia senza limiti. Ma per manifestare, per poter condividere con un pubblico il carattere di tragedia personale e collettiva in cui stiamo scivolando a livello collettivo, a livello sociale. E la considerazione è che questa assuefazione al delitto, all'omicidio, a cui appunto in quanto assuefatti non abbiamo più reazioni, non abbiamo più reazioni umane, qui c'è un addormentamento delle coscienze pericolosissimo, è lo stesso addormentamento delle coscienze che abbiamo di fronte alle notizie delle guerre, no? Delle guerre mondiali, di questa terza guerra mondiale occulta che è sul pianeta. Noi siamo ad un livello di ormai desensibilizzazione, noi siamo in anestesia totale ormai, il pubblico. Nonostante tutto quello che accade quotidianamente, sta scivolando verso un baratro di indifferenza. È pericolosissima perché non abbiamo più i segnali di autodifesa
sia a livello individuale, sia a livello sociale, sia a livello politico. Perché sembra che tutto questo sia un telefilm, no? Sembra che queste notizie di omicidi, tragedie, massacri, eccetera, sia a livello individuale che a livello collettivo, non colpiscano più la possibilità di ribellarsi, di manifestarla, di manifestare questo dolore, di manifestare una qualsiasi reazione umana a tanto orrore. Sì, ecco. Viene attuata una normalizzazione del dolore. Una banalizzazione, no? Come l'omicidio passa così nell'indifferenza generale, così la guerra, il bombardamento, l'aereo che salta con una bomba dentro nel contesto di uno scontro di civiltà, ha detto una volta un tale. Ecco, noi siamo anestetizzati, noi siamo in un'anestesia totale, che è comprensibile come forma di difesa dalla paura e dal dolore, però è estremamente pericolosa perché ci inibisce ogni capacità di reazione umana a quello che sta succedendo. Tra l'altro ricordiamo che tu sei uno psicologo, quindi analisi... Ho insegnato psicologia, che è diversa. Ah, ok. E quindi diciamo agli strumenti per analizzare il tutto anche dal punto di vista psicologico, sociologico, eccetera. Dico, no, qui non c'è bisogno di titoli accademici, qui basta guardarsi intorno, aggiornarsi ora per ora sulla realtà planetaria che ci circonda e non nascondersi nella propria paura, no? L'effetto micidiale di tutto questo è una fuga, che è una reazione umana alla paura, comprensibile, però non ce lo possiamo più permettere, noi giudici, noi avvocati, noi giornalisti, noi familiari delle vittime, noi spettatori, non possiamo più pensare che sia uno spettacolo, che sia l'ultimo film. E questa è una realtà quotidiana, è una realtà concreta che ci minaccia, che ci minaccia. E un'ultima cosa, questo tuo libro che hai scritto uscirà, verrà stampato da una casa editrice oppure? Sì, sì, sono dunque questo libro che non è solo un libro autobiografico, anche se è nato con una funzione riparatoria, no? Evidentemente. Questo libro ha questa funzione di denuncia e sono in parola perché qualcuno se ne occupi a livello editoriale, e però, come dire, se qualcuno volesse condividere con me, perché la mia speranza è il libro, consiste nel libro e in questa catena di auto mutuo aiuto. Per tutti i familiari, siamo un esercito in continua evoluzione purtroppo, per rendere evidente, per comunicare questo dolore collettivo, questo pericolo collettivo in cui siamo tutti immersi. Quindi il mio libro, che nasce da una vicenda appunto privata, personale, vuole avere questa finalità, la finalità di condividere non necessariamente con miei colleghi nel dolore, ma che possa condividere, possa portare a conoscenza quella specifica tragedia umana di chi si trova un familiare ammazzato con la sofferenza di dover sopravvivere e di doversi cercare una strategia di esistenza o di sopravvivenza che sia. Ecco, questa è la finalità del mio libro, non è solo consolatoria, vuole essere anche un libro politico, vuole anche essere un libro rivolto alla responsabilità di chiunque, no? Di trovare qualche rimedio, ognuno per le proprie possibilità. Bene Zeno, io ti ringrazio per essere stato di nuovo ospite di Border Nights e magari in futuro continueremo ad aggiornare
sulla vicenda dell'omicidio di Emma, perché è in continua evoluzione, magari ci saranno degli sviluppi futuri. Questa è una tragedia a puntate, no? Questo è un serial. Non è, e ad ogni tappa, come ti dicevo, si rinnova il dolore e si intensifica il dolore, perché invece di un'elaborazione del lutto che permetta il raggiungimento di un traguardo, no? Di pacificazione, di accettazione. Se la giustizia non risponde alla tua richiesta, alla tua sacrosanta richiesta, noi siamo condannati all'ergastolo. Mentre la giustizia, no, nei tempi lunghi, lunghissimi, impossibili della giustizia, noi siamo macinati da questo meccanismo, noi siamo distrutti in questo meccanismo senza fine. E quindi, che ci sarà un futuro giudiziario, mediatico, a tutto questo, ahimè, è nel conto, no? Certo, sì. Ok, Zeno, grazie ancora allora per Oh, vi la tua ringrazio presenza. io e saluto ancora tutti gli ascoltatori e gli amici che possono condividere con me questa terribile situazione in cui ci troviamo e ci troveremo ancora per sempre, per tutta la vita. Ciao, Zeno. Paolo, che è rimasto con noi dopo questi incontri che abbiamo fatto questa sera,
Molto interessante questa storia del gender, spiegato insomma anche molto, in termini molto chiari dall'avvocato Amato. E un altro tema, Paolo, di cui si è parlato molto, perché poi l'Italia, no, insegue sempre gli Stati Uniti e spesso prende le cose peggiori degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane si è tornati molto a parlare di legittima difesa, no? E quindi della possibilità per la persona che subisce un furto in casa, no? Di anche reagire se si sente in pericolo. C'è chi chiede di cambiare questa legge, di rendere più facile diciamo il possesso di armi. E poi ovviamente arrivano le notizie a corredo, tipo di questo povero Hermes Mattielli, no? Che nel 2006 aveva scoperto un furto nel suo deposito, aveva sparato 14 proiettili ai ladri. Questi ladri poi gli hanno fatto causa sostanzialmente, e lui è stato condannato a 5 anni e qualcosa, mi sembra, più doveva risarcire i ladri di 135.000 euro. C'è stata una prima sentenza, poi annullata, poi qualche settimana fa c'è stata un'altra sentenza che appunto aveva stabilito queste condanne. Lui si era sentito male e è stato portato in ospedale. Qualche giorno dopo è morto. Chiaramente è stato messo in relazione la morte, il dolore per questa sentenza e quindi quella morte. E la cosa che poi è venuta fuori ulteriormente è che adesso addirittura, siccome non ha eredi, ci sta che i ladri diciamo, si prendano anche quella che era la sua casa e questo deposito. Dico notizia a corredo perché sembra la notizia che per rinforzare questa esigenza di sicurezza, questa esigenza insomma di armarsi. Tu cosa ne pensi di queste notizie a cui è stato dato molto risalto, no, negli ultimi mesi? Allora, anzitutto non c'è bisogno di armarsi per difendersi, cioè le leggi già ci sono, basterebbe applicarle. La legge sulla legittima difesa prevede già che chi deve difendersi possa fare anche uso di armi. La dico in sintesi, ovviamente, la legge è un po' più complicata, però già c'è. Poi certo c'è una serie di misure, deve essere la difesa proporzionata all'offesa, ma che significa difesa proporzionata? Non è che quando mi entrano i ladri in casa io devo dire: allora scusate, signori ladri, ma avete dei coltelli o no? Perché siccome io devo preparare una difesa proporzionata all'offesa, ma è ovvio che se mi entra un ladro in casa, anche disarmato, io sparo, se ho l'arma e se sono abituato a sparare. Infatti, faccio un parallelo con l'America. Mi sono meravigliato andando in giro per gli Stati Uniti, anche nei posti di campagna più isolati, dove che le case sono tutte, cioè chiunque può entrare, non sono protette come noi, con muri, cancelli, inferriate, porte blindate. E uno dice: ma questi si fidano proprio tanto. Poi, in effetti, mi ha fatto notare il mio amico Piero, che abita in America da anni, dice: no, guarda, che non è che la gente è tranquilla perché non ci sono furti, è che qui, siccome quasi tutti sono armati, e quando tu entri in casa non sai se ti trovi uno con una pistola, con un bazooka o con un intero arsenale di armi, ed è legittimo questo, quindi i ladri sono scoraggiati, cioè uno non va nella casa isolata, vanno solo eventualmente lì dove sanno che possono andare. Allora, questo mi ha fatto riflettere su una cosa, effettivamente, che da noi sarebbe sufficiente comunque applicare la legge sulla legittima difesa, che è un po' diversa perché abbiamo più limitazioni nell'uso delle armi. Questa sentenza che adesso aveva condannato Hermes Mattielli è una sentenza assurda, cioè una sentenza che evidentemente per qualche motivo voleva provocare il caos. Perché non esiste che tu dai 5 anni e 130.000 euro di risarcimento a chi ti entra in casa perché tu gli hai sparato. In casa non era in casa, in realtà era il magazzino, vabbè, comunque uguale, insomma, il concetto è lo stesso. Anche perché c'è proprio dal punto di vista giuridico un'assurdità in questa sentenza. Perché tu dai il risarcimento se tu hai danneggiato qualcuno con colpa o dolo, così dice la legge. Ma se ti entra uno e tu gli spari, io posso dire: vabbè, hai esagerato un po' nello sparare, ti do 6 mesi con la condizionale, ma non il risarcimento, perché è la persona che ha creato e ha causato
questo casino, non è una persona incolpevole che si trova in un incidente stradale, viene investita e deve essere risarcita. Questa è una persona che è entrata nella proprietà altrui neanche per la prima volta e quindi è in grado di capire le conseguenze di quello che fa e sa perfettamente che corre dei rischi. Il risarcimento di che? Questa sentenza sembra quasi che legittimi i ladri a entrare in casa altrui e a rubare. Ed è una cosa che è assurda, ma è la sentenza che è assurda, non sono le leggi da cambiare. C'è probabilmente in atto, è ormai da anni, no, che è in atto questo, l'abbiamo appena detto con l'avvocato Amato, c'è in atto un tentativo di destabilizzare la società nei suoi fondamenti, non che fosse una società solida, perfetta, meravigliosa, è quella di prima, però comunque aveva un minimo di fondamenti, c'era su alcune cose, adesso le vogliono levare tutti per poter ricostruire una nuova società, ma è tutto fasullo, nel senso che tutta questa discussione che c'è sulla legittima difesa o meno è tutta creata d'arte, perché la legge c'è, è quei giudici che hanno fatto una cosa che veramente non sta proprio né in cielo né in terra. Addirittura poi la legittima difesa qualche anno fa è stata ampliata, quindi proprio hanno ampliato i limiti proprio per la legittima difesa nelle abitazioni private. Di conseguenza proprio non si sente il bisogno di permettere le armi o fare cose del genere. Permettere le armi è una scelta che può essere più o meno legittima, ma insomma, quello si può discutere, ma è proprio c'è una volontà precisa di creare caos anche su queste cose. C'è la volontà di mettere, per esempio, gli zingari contro i cittadini normali, i rumeni contro gli italiani, no? E questo è il clima che si sta vivendo. Fanno entrare questi immigrati per una serie di motivi, così comincia la lotta contro gli immigrati, perché poi la gente si divide sempre su posizioni molto semplicistiche, quindi non riesce a vedere le sfumature di grigio, e quindi ci saranno una serie di contrapposizioni di tutti i tipi, politiche. Guardiamo quello che sta succedendo a Bologna. E quindi, vabbè, questo è. Dobbiamo, no, noi cercheremo di informare, cercheremo di assistere, basta, non possiamo fare altro. Sì, che poi queste fratture, diciamo, questi scontri ormai sono entrati nel DNA italiano, no? Forse è un fenomeno non solo italiano, ma insomma, certamente l'italiano è più avvezzo, no, a entrare in queste logiche di scontro e quindi anche la funzione poi della Lega e di Salvini, che su questo tra poco ci sarà una domanda proprio su di lui, serve probabilmente proprio a questo, no? È un po' come sembra a volte quella storia di quando, che ne so, in una coppia che ha già un figlio nasce un altro bambino, no? E diciamo il figlio maggiore si sente trascurato perché quello più piccolo ha più attenzioni, no? Quindi c'è scatta questa sorta di gelosia. Quindi questa contrapposizione, ad esempio, con l'immigrato che gli danno 40 euro al giorno, che all'italiano non danno, no? Questo viene detto, Sì, ma non la solo, logica è un po' gli danno quella, 40 no? euro al giorno più la casa, Più la eh? casa, la logica è un po' quella, no? Ecco, lo Stato che fa favoritismi per lo straniero e non per il figlio legittimo, no? Se vogliamo. C'era addirittura una legge, Fabio, credo che ci sia ancora, adesso non seguo bene le leggi sul lavoro. Comunque c'è stato un periodo in cui davano delle agevolazioni ai lavoratori extracomunitari. Qui c'erano aziende che licenziavano gli italiani per assumere gli extracomunitari, ma c'è un'assurdità questa. Io capisco che bisogna aiutare gli extracomunitari, ma non puoi sfavorire un lavoratore sessantenne che lavora in una fabbrica da 30 anni, no? Ah no, certamente no, certamente no. Oh, vediamo un po', vediamo un po'. C'era un ascoltatore che ci segnalava la notizia, dice interessante, di una persona che era scomparsa, un certo Carlos. Anche se è impossibile leggere certi siti perché ti si aprono queste cose e non si sa come si chiudono poi. Va bene la pubblicità, ma insomma è leggermente invasiva. Allora, Ma sui cellulari questo? no, no, su un computer. Comunque, vivere come un eremita per 20 anni nei boschi toscani. I genitori lo credevano morto, lo trovano due cercatori di funghi. Questo ragazzo, che poi non è più ragazzo, oggi ha 46 anni, era fuggito da casa nel 1996, dato per morto nel 2010. Era fuggito ed è stato trovato in Maremma e qualcuno addirittura lo avrebbe avvistato in sorta di posizione di meditazione.
Quindi probabilmente aveva trovato anche un suo equilibrio. I genitori sono stati informati. Non ci muoveremo da qui, dice, finché non l'avremo riabbracciato. Hanno detto quando appunto sono arrivati. Ci basta sapere che è vivo, anche se questo sogno non si è realizzato, perché poi quando sono arrivati nel punto esatto in cui era stato visto, lui, questo Carlos, non c'era già più. E quindi insomma sembra un po' una storia molto in contrasto con i nostri tempi, no? E qualcuno che per 20 anni è riuscito a vivere in questo modo e a quanto pare aver trovato come ti posso dire, un suo equilibrio, una sua Guarda, dimensione. allora io l'ho letta Sì. questa notizia e mi ha fatto fare una riflessione e anche quattro risate, insomma, perché nell'articolo, non mi ricordo adesso da quale quotidiano l'avevo preso, c'era scritto che questo ragazzo, appunto, l'avevano individuato, adesso lo andavano a cercare per riportarlo nella società e fargli trattamenti psichiatrici nel rispetto della sua volontà. Ma io ho detto scusa, ma se questa è la sua volontà, è stata quella di vivere nei boschi, mo, giusta o sbagliata che sia, che equilibrato o no che sia questo ragazzo, ma come fai a fargli un trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto della sua volontà? Cioè, una contraddizione in termini, no? Questo è come il processo che si faceva non so, alle streghe perché bisognava assolutamente riportarle sulla retta via. E per fargli comprendere che erano sulla via sbagliata, le torturavano fino alla morte. E se questa moriva, beh, è perché non aveva capito qual era la retta via da intraprendere. Cioè, il concetto che nella nostra società devi fare quello che dice la società nel rispetto della tua volontà. Cioè, uno dice: ma se la mia volontà è non fare quello che dice la società, e non importa, comunque tu lo devi fare. Questo è un po' il concetto. Ed è l'assurdità di alcune situazioni che ci sono un po' in altri campi. Adesso pensavo al campo della chemioterapia, con una situazione che mi è capitata in questi giorni, di una ragazzina che è stata soggetta a chemioterapia perché ha la leucemia, guarisce dalla chemio, gli vogliono fare una chemio preventiva nuovamente. La madre si oppone e a questo punto l'assistente sociale e il medico, che cosa fanno? Gli dicono: ti togliamo la figlia. Questo è in estrema sintesi. E quindi comincia una lotta perché questa qui non vuole fare una chemioterapia preventiva alla figlia. Tra l'altro, questa donna, la mamma di questa bambina, che poi io credo che prima o poi la intervisteremo perché sta per cominciare una battaglia su diversi fronti, non è una sprovveduta qualsiasi, è un'informatrice del farmaco, quindi di lavoro fa sostanzialmente la rappresentante di farmaci, se non mi ricordo male, su questo potrei sbagliare, ma comunque lavora a contatto con i medici e quindi a ragion veduta, dopo essersi studiata bene il problema, le conseguenze negative della chemio, eccetera, ha deciso di non sottoporla a un nuovo ciclo. Eppure no, non è che. No, perché deve essere rispettata, questo c'è in alcune sentenze che hanno costretto i genitori a cure che non volevano fare, perché deve essere rispettata la salute del bambino. Quindi il rispetto della salute del bambino contempla l'imposizione forzata di trattamenti che i genitori, in questo caso non la bambina, non vogliono. Un'altra notizia di cui si sta parlando è questo omicidio, duplice omicidio, in cui un ragazzo avrebbe ucciso i genitori della fidanzata sedicenne. Antonio Tagliata, 18 anni, ha lasciato un biglietto dicendo: confesso l'omicidio, ero sicuro che sarei morto, ho scritto il biglietto per proteggere mio padre che ha avuto problemi con la giustizia. Antonio poi ha lasciato 3 lettere indirizzate al padre, alla madre e ai fratelli, parole in cui il ragazzo chiedeva scusa per quello che stava per compiere. I genitori le hanno interpretate come l'annuncio di un suicidio e per questo si sarebbero rivolte alle forze di polizia, non sapendo ancora dell'avvenuta sparatoria. Il biglietto con la confessione dell'omicidio potrebbe aggravare la posizione del ragazzo che ha detto di aver sparato per difendersi dalla reazione aggressiva dei due, in particolare del padre di questa fidanzata sedicenne. Oltre alla pistola aveva anche 86 proiettili. In realtà poi non è morto il padre, perché vedo che comunque insomma è in coma irreversibile nel reparto di rianimazione dell'ospedale Torrette di Ancona. Ora questo uomo è sottufficiale dell'aeronautica.
Insomma, c'è il lavoro particolare che faceva quest'uomo, quindi il ragazzo è accusato dell'omicidio della mamma della fidanzata, il tentato omicidio di questo sottufficiale dell'aeronautica e appunto si sarebbe autoaccusato. Te ne hanno parlato, Paolo, forse perché tu vai ancora a fare il corso per avvocati e probabilmente te l'hanno sottoposto questo caso. No, beh, diciamo che mi ero trovato proprio il giorno, ad Ancona, il giorno dell'omicidio, e quindi mi è capitata l'attenzione su questo caso. Però devo dire una cosa che poi adesso lo sto un po' seguendo, insomma, ho visto qualche telegiornale, anche qualche articolo. Contrariamente a quello che faccio di solito, perché in genere non mi interesso alla cronaca, non leggo i giornali, però ogni tanto, preso dalla curiosità, dico, vediamo che succede, no? E in questo delitto però finora non ho trovato nulla di particolare. Devo capire ancora perché se ne occupano tutti, perché diciamo ormai è capita la regola che se uno si occupa, cioè se i media si occupano di un delitto, c'è qualcosa sotto che non va, o c'è qualche motivo che va oltre il semplice delitto, perché di fatti come questo in Italia ne capitano uno ogni 3 o 4 giorni di media, insomma. Quindi perché scelgono Ancona? Non lo so. Devo dire che appunto leggendo questi articoli e un po' le notizie non ho notato nulla di strano, neanche, ne so, elementi particolari tipo rituale, insomma nulla. Adesso poi vedremo. Può essere che sia il primo caso nella storia giudiziaria italiana in cui si occupano di un delitto reale. No, può darsi anche che a volte, diciamo, la particolarità è che il ragazzo, scusami, questo ragazzo uccide i genitori della fidanzatina sedicenne, no? Questo, diciamo, conoscendo un po' i mezzi di informazione, è questo un po' che attira un po' di curiosità, no? Quindi Ma guarda credo. Fabio, nel corso degli anni mi sono capitati talmente tanti casi di cronaca che avrebbe attirato altro che la curiosità, Sì. Però si sarebbe scatenato veramente un. guarda, credo che ora c'è un'attenzione ancora più morbosa. Secondo me sono cambiate le cose anche proprio negli ultimissimi anni, perché ci sono quadruplicati gli spazi in televisione dedicati, cioè adesso è dalla mattina alla sera, cosa che fino a qualche anno fa non era così, no? Cioè adesso tu inizi la mattina e se ne parla uno mattina e di là se ne parla su, come si chiama? Quella trasmissione che c'è su Canale 5 e poi si prosegue con i telegiornali e poi il pomeriggio Rai 1 e Canale 5 e di nuovo un'altra volta. Più c'è quella sera, c'è il quarto grado, chi l'ha visto, cioè è una cosa che non finisce più. E credo che anche qui c'è, credo che a volte non è magari la singola storia che in alcuni casi sicuramente ha quegli elementi che dici tu, più in generale credo che è l'utilizzo che si fa di questi fatti sempre in chiave di distrazione di massa, secondo me, o comunque di anche semplicemente trasmettere certi tipi di energia o di morbosità nelle persone, presentarli con questa frequenza e anche con questo stillicidio anche di particolari inutili, di false notizie, come è venuta fuori la storia, no, che ne parlava l'altra settimana il maestro di dietrologia sul furgone di Bossetti, no, che a quanto pare è stata un po' una bufala. E quindi anche di fronte a Sì, ma gravissimi Bossetti è abusi. un'altra cosa. Sì, Bossetti però è un'altra un cosa, omicidio certo, politico quello è un'altra proprio, cosa, mentre sì. invece qua pare di no, perlomeno per adesso, insomma. No, certo. Allora, vediamo un po'. Ci sono le domande. Vogliamo fare queste tre domande di Marco? Facciamo queste tre domande di Marco, dai. Paolo, tu ritieni che tutti gli omicidi fatti materialmente dalla mafia siano stati ordinati da determinati poteri, oppure esistono degli omicidi che vengono stabiliti dalla mafia in modo autonomo? No, la maggior parte degli omicidi vengono stabiliti dalla mafia in modo autonomo, in particolare quelli tra di loro, quelli dell'imprenditore magari che non vuole pagare il pizzo, eccetera. E poi gli omicidi cosiddetti eccellenti, quelli sono sempre con la complicità dei servizi segreti e quindi dello Stato. Quindi gli omicidi, per esempio, dei magistrati normalmente hanno sempre no, non normalmente, però sempre hanno dei mandanti eccellenti, per così dire. Cosa ne pensi di Salvini? Penso che Salvini
sia un personaggio che a sua insaputa è stato scelto per essere in questo momento uno dei tanti portatori di caos nella politica. Quindi i poteri forti scelgono degli strumenti che a volte sono strumenti che sono essi stessi parte dell'elite del potere, no? Come un Monti o, che ne so, un Dini, un Prodi, questa gente qua. Questi sono, anche se non a livello più alto, comunque fanno parte dell'elite al potere. Poi a volte vengono presi dei soggetti che proprio per le caratteristiche personali devono solo creare caos, tipo un Bossi. Un Bossi è uno che senza che dietro ci fosse stato un progetto dietro di lui, di cui lui non so manco quanto si rendesse conto, non avrebbe mai neanche potuto farle un politico. E Salvini credo che sia più o meno, diciamo, a questo livello. Quindi che cosa penso? Penso che lui è un'anima semplice e che fa quello che in buona fede ritiene che debba essere fatto, ma crea solamente casino, insomma, ma tanto non potrebbe andare diversamente, insomma. Su una scala da 1 a 10, che voto dai all'attuale Papa fino a questo momento? Allora, ripeto sempre quello che ho detto sul Papa, perché me lo domandano ogni volta che poi faccio i convegni sulle religioni o altro. Non posso dare un giudizio sul Papa, io posso dare un giudizio solo sulle sue esternazioni, e su quello che a noi ci fanno vedere, che non è poi necessariamente la verità. Quindi quello che ci fanno vedere è ottimo, direi, ed eccellente. Mi dicono persone che gli stanno attorno o che l'hanno potuto conoscere, ho recepito delle voci per cui pare che lui sia realmente quello che sembra essere. Quindi poi che sia uno strumento di altri poteri per certe cose, che sia invece uno scomodo che certi poteri si aspettavano, questo non posso dirlo, però la facciata è una facciata notevole, che poi tra l'altro molti parlano male dei gesuiti, no? Ma in realtà i gesuiti, in particolare in Argentina, sono sempre stati dalla parte del popolo, hanno addirittura sono stati ammazzati per guidare il popolo nelle rivoluzioni. Certe volte si sono fatti ammazzare per prendere le parti dei più deboli di fronte a certi poteri. Quindi in questo è squisitamente gesuita, ma nel senso più buono del termine, e quindi sta facendo quello che uno ci sarebbe aspettato dai gesuiti del Sud America. Allora, dobbiamo fare due cose. Intanto, ci segnala l'amico Roberto perché è sardo, no? Credo che sia sardo, non è Roberto, ovviamente Roberto. Il fenomeno nel cielo della Gallura, dall'Unione Sarda. Praticamente l'Unione Sarda ha pubblicato una foto con scritto Tempio, curioso fenomeno sopra il Monte Limbara. E si vedono insomma delle maxi scie nel cielo. Dice la didascalia, descrive l'effetto delle scie di condensazione. E infatti, non, sembrano proprio scie di condensazione. Sono insomma il solito reticolo larghissimo a bassa quota. La foto è di domenica 8 novembre scorso. Insomma, non mi pare proprio un fenomeno naturale delle scie di condensa. Comunque. Detto questo, c'è l'ascoltatore che prosegue con la sua rubrica, Paolo, prima della situazione paradossale che questa settimana leggeremo. La rubrica, ti ricordi l'altra settimana che abbiamo fatto sulla canzone, i significati che potrebbero esserci nelle canzoni, te lo ricordi? Sì. Allora, siccome, aspetta, aspetta, aspetta. Siccome c'è un brano napoletano, Paolo, questa settimana mi dovrai dare una mano anche a un po' a leggere questo brano. Come si pronunciano certe parole? Ci sei? Ci Ci sono. sei. Ah, si chiama Yesce Sole? Come si dice così? Beh, non è proprio così. Comunque, Dai, insomma, come si vabbè, dice? hai Dimmi, reso dimmi, l'idea. Sì, dimmelo. esce il sole, insomma, Sì, vabbè. ho capito, ma come si dice in napoletano? No, ma io non so mimare l'accento napoletano. C'ho una madre napoletana, ho avuto per 15 anni o 10 anni una fidanzata napoletana, però non. Allora, Yesce Sole, Tarat, Nino D'Angelo, addirittura ci fate così del male?
Sentiamo un po' come si... Eccolo. Allora, vabbè, passiamo alla traduzione. Sentiamo cosa ci dice Marco. È un brano del 2001. Qui l'artista, secondo la mia interpretazione, manda un messaggio forte per chi sa coglierlo e descrive la società senza senso logico in cui viviamo. Aspettando a chi consumando giorni e lune, senza vivere pure si me sbatte o cuore, e paralanno a chi non me sente più nessuno. Cioè, dice Marco, le persone aspettano qualcuno che li salvi, consumando giorni e notte senza vivere, veramente, pure se il loro cuore batte. Io parlo e provo a mandare messaggi importanti, ma non mi sente più nessuno, perché presi dalla vita frenetica. Arriva poi Nino D'Angelo che prosegue. Sempre a correre, tutte macchine persone, annullate di nastu tempo, so carne ossa vacante, so come chiese ed un menica, ad un credono esante. E Marco spiega, sempre a correre, macchine e persone in questo sistema, vengono annullate così dentro questo tempo, diventando semplicemente carne e ossa che gira senza senso, dei robot, sono come le chiese piene di credenti la domenica che non credono ai santi, quindi inutili. Poi c'è un ritornello, esce sole sotto montagna, siente sto pensiero, siente come se lagna. Allora Marco spiega, esci sole da sotto la montagna, senti il mio e il pensiero di tutti come piange. Infatti grazie al sole assumiamo più consapevolezza del mondo che ci circonda e il nostro pensiero diventa più razionale. Esce sole, ad un se magna, miezzo pane, una carezza e compagna. Esci sole dove non si mangia, visto che grazie a te abbiamo sempre un sostentamento di energia. E poi avanti, d'intemane chi e la samme figlie nuoste, senza regole in coppa chi sti figli atomici, condannate senza fa niente, mezzo a sto munno vacante, a scansao fosse sto secolo, a cammenà qua a speranza. Nelle mani di chi lasciamo i nostri figli? TV, pubblicità e altro ce li stanno portando via dalla giusta via, non ci sono più regole, sono condannati a non fare niente di importante dentro questo mondo vuoto, l'unica cosa che possono fare è cercare di scansare i problemi di questo secolo e camminare con la sola speranza. E infine l'ultimo pezzo, addome pierde, addome vai scurdando inutilmente, tu che dai più senso a tutto o niente, tu che fai a parlare o viento, sceta o silenzio per me. Qui l'artista parla al sole dicendogli che lo fa perdere nella sua luminosità quando lo vede, che grazie a lui le cose che hanno realmente importanza acquistano un senso, le cose futili della vita invece perdono di senso grazie al pensiero razionale, grazie a te sole svegli il silenzio in me quando ti contemplo. Allora Paolo, tu anche tu hai dato questa interpretazione? Pronto? Sì, pronto. Ci sei. Non lo so, ci dovrei riflettere un po' perché non è che si riesce a riflettere sulle parole quando leggi tu poi con quell'accento napoletano che è proprio assolutamente improbabile. Insomma, ci ha messo ad una prova. Allora, bene. Ti passo se vuoi tutto il CD del nostro amico D'Alessio. No, non è D'Alessio, è per me, pari solo. Comunque, D'Angelo. Allora, è il momento della situazione paradossale. Che ci viene detto è dark. Quindi, io non l'ho letta ancora, ovviamente. E allora la leggiamo. Sei pronto? Sì. Allora. Paolo, tu e Fabio venite invitati a un convegno che si terrà a Frittole. Mentre vi accingete a raggiungere la località, peraltro invisibile al navigatore, vi perdete nelle campagne toscane come Troisi e Benigni nel film Non ci resta che piangere. Smarriti per stradine solitarie, vi accorgete che purtroppo avete forato una gomma. È buio ed è scesa l'inevitabile nebbiolina. Tentate di sostituire la ruota, ma provando goffamente a posizionare il cricchetto per sollevare l'auto, vi rendete conto che l'impresa è assolutamente impossibile perché siete due imbranati.
Su questo hai pienamente ragione. Improvvisamente, dal nulla, spuntano due fari fiochi. Fendono l'oscurità. Si avvicinano lentamente, incoraggiati dal fatto che non siete soli in mezzo al nulla, impegnate goffamente la polverosa carreggiata al fine di fermare l'auto. Si avvicinano lentamente, incoraggiati dal fatto che non siete... No, questo l'abbiamo già detto. Questa vi inchioda davanti, arrivando a un capello dei vostri stinchi. È una Panda 30 color merdicciola dei primi anni 80. A bordo due figure, sembrano due grigi. No, sono solo due uomini canuti in elegante completo grigio di velluto a coste. L'uomo, dal lato passeggero, scende. Non risponde ai vostri saluti. Tentate goffamente di spiegare il disguido. Vi brucia con lo sguardo di ghiaccio. Però vi sostituisce la ruota. Vi riesce in un battito di ciglia... Scusate, ma ancora... non stiamo proprio bene... Vi sostituisce la ruota, vi riesce in un battito di ciglia servendosi di un coltellaccio a serramanico. Provate sempre goffamente a ringraziarlo, ma lui vi risponde lapidario: i complottisti sono tutti incapaci e merdacce. A me fai più ridere te che tossisci che la situazione. Oddio. Allora, può fare anche un rutto? No, vabbè. Allora, i complottisti sono tutti incapaci e merdacce. Allibiti vi ammutolite e rassegnati. Tentate di risalire in macchina, ma l'uomo sale sulla vostra auto sul sedile posteriore. A quel punto salite anche voi, in volto goffe espressioni interrogative, mentre lui vi indica di procedere dicendo solo frittole. Perplessi rispondete all'unisono: vabbè, ma ando cazzo sta frittole. Vi risponde con un gesto universalmente noto per andare a quel paese. Avviate l'auto, bisbigliate goffamente a bassa voce, lo portate con voi verso frittole, ma guardando bene dallo specchietto retrovisore vi accorgete che quell'uomo scorbutico non è altro che lo Spezzi. La Panda 30, con l'altro grigio alla guida, vi segue con il suo caratteristico comune di frullatore per banane. Siete terrorizzati, tentate di intavolare una goffa conversazione su quanto il tempo sia cambiato, come gli inverni non siano più quelli di una volta, ma l'uomo non è affatto capito dalle vostre chiacchiere. Improvvisamente la Panda 30 vi fa i fari abbaglianti e mette la freccia. È un chiaro tentativo di sorpasso. Fabio, che guida l'auto, rallenta sulla sinistra per agevolare la manovra, ma la Panda 30 arranca. Il rumore di frullatore diventa assordante. Però grazie alla vostra bassissima andatura la Panda 30 riesce ad accostarvi. L'uomo alla guida indossa un elegante maglioncino, naturalmente grigio, con il collo alto. Ha un laptop aperto come una cozza appoggiato sul cruscotto. A questo punto è arrivato alla vostra altezza. Stombolando il braccino vorticosamente, abbassa il vetro, fuoriesce col testone grigio e apostrofa Paolo dicendogli: tanto ti sto registrando sul media player di Windows, stronzone. Basiti, sgranate gli occhi e realizzate che l'uomo alla guida della Panda 30 è il Ferraro. La Panda 30 si posiziona davanti, mentre il Ferraro, con la manina fuori il finestrino, vi indica di seguirlo presso un ulteriore svincolo sterratissimo che discende verso una selva oscura. Cosa fate? A. Sperando ci sia campo, mandare un SMS a maestro di dietrologia, il quale grazie ai suoi poteri potrebbe teletrasportarsi sul posto. In cambio dovrete invitarlo in pizzeria ad ascoltare tutte le sue lucubrazioni in bolognese strettissimo per una settimana consecutiva. B. Avviare la registrazione che avete nella memoria del vostro smartphone, dove Carpeoro spiega nel dettaglio più intrinseco la stucchevole simbologia del fantasma formaggino, sperando provochi stati di nausea e vomito ai due grigi, così come successe a voi. Provare ad offrire il succulento tiramisù che Stefania ha cucinato e messo nel vostro portapranzo di latta, il quale non solo avrebbe la proprietà di curare l'ariofagia silente, ma anche delle potentissime capacità lassative.
Ma poi non, però non ho capito, scusa, ma questo era Spezia o un grigio? Non riesco a... Era lui e l'altro era Ferrara. Sì, ma poi dice che era un grigio, però Ah. non ho capito, cioè se è un grigio che si trasforma in Spezia o viceversa. Vabbè, qui sai, è aperto, penso, alla tua interpretazione. Cioè mi sembra un po' strampalata, più che una situazione paradossale mi sembra una situazione strampalata. Cioè, mi sembra una situazione più di, sai, quei sogni, no? Che non c'hanno né capo né coda, in cui cioè, ci sono tutte cose un po' strane, no? Ecco, magari potrebbe essere più un sogno che una situazione paradossale. Effettivamente anche Stefania che fa il tiramisù mi sembra. Non so se ha mai dato sfogo a questa passione, ma. No, non è molto pratica di cucina, insomma. Nella che poi che ci dà, che ci prepara la merenda per frittole. Beh, comunque è carino questo. È un po' un racconto, direi, più fantasy, no? Visto quel genere fantasy dove ci sono gli elfi, le cose, no? Sì, infatti, è tipo un sogno, insomma. Sì. No, beh, bravo, comunque l'ha sviluppata secondo me bene il nostro amico Tommaso. Poi mi hai scatenato questa serie di momenti in cui esilaranti, stavo per strozzare, ma insomma, comunque la situazione paradossale sta anche assolvendo un'altra funzione, Paolo. Non so se ti sei accorto. No. Cioè, che è l'occasione anche per poterti insultare. Cioè, nella seconda domanda, sai, ci infilano sempre lo stronzone, no? Cose così, no? Ma chi è che l'ha mandata, scusa? Tommaso si chiama Tommaso di Roma. Tra l'altro, secondo le statistiche di Spreaker, Roma è la città dove abbiamo il 14%, sempre che siano attendibili, per quanto riguarda i podcast registrati, quindi non sappiamo le statistiche di chi ci ascolta in diretta, ma Roma è la città dove abbiamo il 14% degli ascolti totali. Lo sapevi? Non lo sapevi, te lo dico io. Sapevo. Perché lì c'è il potere, capisci? E poi c'è Milano, mi pare, seconda posizione, e pensa che l'1%, che è una bella fetta, dal Giappone. Ullala. Ah sì, ah sì. Bene, dopo Anche dagli questo, USA immagino ci sì, saranno. dagli USA, dall'Inghilterra, sì, no, diciamo, era particolare perché l'1% comunque è abbastanza. È una bella percentuale, no? Se paragonato al 14% di Roma, no? Allora, dai. Allora, ci fermiamo per il momento, tra poco ci saranno i saluti. Io ringrazio molto Paolo che è stato con noi anche per questa notte. Come sempre, Border Nights e chiocciola webradionetwork.eu per scriverci. E Paolo, con te ci risentiamo la prossima settimana. Benissimo, ciao a tutti. Ciao. E allora salutato Paolo, ci salutiamo anche noi, visto che ormai abbiamo raggiunto la nostra 1:30, Border Nights e chiocciola webradionetwork.eu per scriverci, il blog bordernights.it, il gruppo Facebook Border Nights sempre attivo durante la settimana. E a proposito di settimana, ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 22, sempre qua. Web Radio Network, un abbraccio a tutti voi, come sempre, buona vita!